Possiamo riprendere con l'udienza. Buongiorno, mi scusi, dato il mezzo. Sì, vi ascoltiamo. Detenuto Bagatella Leo Luca Biagio chiede la rinuncia del prosieguo dell'udienza. Rinuncia definitiva per l'udienza di oggi, quindi allora ne prendiamo atto e poi autorizziamo anche in questo caso l'interruzione del collegamento. Grazie e buona giornata. Altrettanto. Se non abbiamo altre comunicazioni possiamo introdurre l'averso. Diamo atto che ha ripreso il suo posto e quindi ridiamo la parola al Pubblico Ministero per proseguire nell'esame. Signor Loverso, prima di passare ad un'altra vicenda, comunque ad un altro momento dei suoi rapporti con Provenzano, volevo che lei cortesemente ci ripetesse le parole precise che ha detto Provenzano con riferimento a tre nomi che lei ha fatto relativamente al colloquio in cui le disse sono protetto dal potente dell'arma. Poi lei ha fatto riferimento anche ai nomi dell'ingegnere Aiello, di Cuffaro e di Mandalà. Quindi non voglio che ripeta le cose che ha già detto, averle detto Provenzano sul potente dell'arma, ma ha fatto cenno veloce anche a questi tre nominativi. Cosa le disse in quella circostanza Provenzano? Provenzano in quella circostanza mi disse che anche se hanno arrestato l'ingegnere, c'è Totò Cuffaro che deve mantenere gli accordi e Nicola Mandalà lo sa. Dell'ingegnere disse anche il nome? L'ingegnere, perché era stato arrestato l'ingegnere prima che arrivassero loro dalla Francia, quindi era da poco arrestato l'ingegnere. Però l'ingegnere, non so se è riferimento all'ingegnere Aiello, questa è diciamo una deduzione che deduco io, l'ingegnere, anche se è stato arrestato l'ingegnere, quindi per me l'ingegnere è l'ingegnere Aiello, di come parla Provenzano. Per lei perché? Perché lei lo conosceva questo ingegnere Aiello? Certo, lo conosceva già. Io lo conoscevo, però non l'ho mai frequentato. Lo conoscevo, sapevo che diciamo che era nell'ambiente della mafia. Perché lei pensa subito all'ingegnere? Perché era stato arrestato, dice, anche se hanno arrestato l'ingegnere, che era da un arresto mese, che era avvenuto già da qualche tempo, o no? Da un due mesi, così. Da un due mesi, quindi sono passati due mesi. Sì. Perché quando Provenzano le parla di ingegnere, lei collega immediatamente ad Aiello? Qual è il... Cioè io collego ad Aiello. Non era l'unico ingegnere che lei conosceva, ce ne ha citati anche altri, perfetto, evidentemente. Ma io non è che ho collegato ad Aiello in quell'istante, che ho collegato ad Aiello. Queste mie dichiarazioni sono state fatte dopo che io mi sono incontrato con l'ingegnere Aiello, quindi la deduzione che l'ingegnere Aiello faceva parte del gruppo della mafia di Bagheria ed era uno dei fiancheggiatori di Provenzano e che favoriva anche la latitanza di Provenzano, l'ho avuto l'affermazione anche dall'ingegnere Aiello in carcere, quindi deduco che quell'incontro con incontro che lei evidentemente ha fatto successivamente. Successivamente. Quindi in quel momento lei quando in quel le momento dice lui mi dice l'ingegnere, io non è che io dopo che mi incontro con l'ingegnere Aiello deduco, siccome è stato arrestato l'ingegnere, all'ingegnere e Aiello poi in carcere mi dice che aveva contatti con Cuffaro e che aveva. Quindi lei non chiese chiarimenti maggiori su quella frase? Assolutamente. Ha recepito no. La frase ingegnere, la frase Cuffaro e basta. E basta senza ulteriori chiarimenti. Il Pubblico Ministero può procedere. Allora, signor Loverso, lei lo ha accennato. Adesso io vorrei che fosse più preciso e analitico, soprattutto sugli eventuali contenuti di discorsi di Provenzano in quella occasione. Lei all'inizio dell'estate del 2004 ha accompagnato, ha spostato Bernardo Provenzano a Corleone, a Vicari o nei pressi di Corleone? Esattamente, lo spostamento è avvenuto fine giugno, primi di luglio del 2004.
ho accompagnato il Provenzano da Ficarazzi fino al bivio di Vicari, poi successivamente Provenzano è stato accompagnato fino al posto dove che doveva andare da Peppino Di Fiore e Giuseppe Comparetto, che erano venuti con voi da Ficarazzi o vi aspettavano là? No, quando eravamo a Ficarazzi, nelle campagne di Ficarazzi, venne Peppino Di Fiore. Provenzano si mise in macchina con Peppino Di Fiore. Io camminavo una volta di dietro, una volta di davanti a Provenzano, e Giuseppe Comparetto già aveva fatto strada, perché Giuseppe Comparetto doveva arrivare ad informare le persone che dovevano attendere Provenzano che si sta arrivando il Provenzano. Come infatti a Bivio di Vicari, quando ci siamo soffermati, aspettavamo che tornasse Giuseppe Comparetto da sopra Vicari per poi proseguire loro con Giuseppe, perché la strada la sapeva Giuseppe Comparetto e Peppino Di Fiore non poteva proseguire senza di lui. Quel giorno a che ora vi siete visti con Bernardo Provenzano e quanto tempo siete stati eventualmente insieme prima di partire per il bivio di Vicari? Ma quel giorno Provenzano è venuto allo spaccare dell'alba e me lo portò con una motoape Giovanni Buttitta, uno che lavorava in una cooperativa di limoni. Dove glielo portò? Dove vi siete visti? Me lo portò in campagna, eravamo nella zona in campagna vicino alla villa del Cosimano. Poi da lì io presi il Provenzano, l'ho spostato, che c'è una distanza di qualche 500 metri, e me lo sono portato nella mia proprietà, dentro la mia campagna. Il Cosimano chi è? Cosimano Mario. Quello che poi divenne collaboratore di giustizia. Sì, sì, l'appuntamento fu in quella zona, però era diciamo in una tenuta di un mio cugino, che poi da lì io l'ho trasferito a Provenzano nella mia proprietà, dove siamo stati a discutere tutta la giornata, perché fu una giornata diciamo che in attesa che si aspettasse che arrivavamo a pomeriggio, che si aspettasse per il trasferimento, perché lui fu verso le 5 e mezza, che nel tardo pomeriggio fu. Quindi nel tardo pomeriggio vi siete mossi diciamo per andare a Corleone, sì. E dall'alba fino al pomeriggio siete rimasti insieme? Io e Provenzano. Poi all'ora di pranzo è venuto anche Nicola Mandalà, Nicola Rizzo, è venuto poi Michele Rubino, c'erano tutti. Quelli che mancavano erano solo quelli di Bagheria, perché c'era un astio già fra e un forte contrasto con il Provenzano, diciamo il Morreale era molto risentito nei confronti del Provenzano, perché Provenzano gli aveva tolto la cassa dalle mani e l'aveva affidata a Giuseppe Di Fiore. Allora, in queste ore in cui state in compagnia anche lei, signor Loverso, e Provenzano da soli, Provenzano cosa le dice, di che cosa parlate? C'è qualcosa che lei ricorda avere formato oggetto delle vostre discussioni, o meglio delle affermazioni o eventualmente delle confidenze di Provenzano? Ma più che affermazioni direi confidenze, perché come ho detto poco fa, Provenzano il suo stato di salute non era abbastanza buono e lui la sua sofferenza era Provenzano diciamo che era quasi era stanco di sia della sofferenza e stanco anche di quella vita, perché io posso dire e posso affermare che Provenzano diverse volte, di come lo sentivo parlare io e di quello che ho visto, che Provenzano leggeva sempre in continuazione la Bibbia, posso dire che Provenzano secondo me era convinto che volesse riferire tutto alle autorità. Però quel giorno Provenzano era molto, molto contento, e da premettere che lui con me era come un padre con un figlio, e mi disse, dice, finalmente, dice, che era molto gioioso, che doveva incontrare sua moglie, i suoi figli, dice, finalmente, dice. Da quanto tempo non li incontrava, sì, glielo disse? Perché siccome lui era da 12 anni che non conviveva più con la famiglia, e da 3 anni che non si incontrava con i suoi figli.
perché lui i suoi figli li vedeva tramite le foto che glieli portavo io. Mi disse, dice, io sempre per colpa di altri non convivo più con la mia famiglia da 12 anni e non vedo la mia famiglia da 3 anni. E mi fa un'affermazione dicendomi, le stragi sono state la rovina. Dice, eravamo in 5 a sapere la verità, ma ormai siamo rimasti, dice, io, Totuccio e Andreotti. Dice, perché Lima è stato ucciso e Ciancimino probabilmente pure. Dice, io non potevo fare altro, dice, che non potevo mettermi contro il mio amico Totuccio, perché il mio amico Totuccio a tutti i costi gli doveva fare questo favore ad Andreotti, perché Andreotti l'aveva aiutato nella latitanza. Dopo il Provenzano mi fa un'affermazione dicendomi che il dottor Falcone e il dottor Borsellino sono morti perché loro avevano individuato la radice, nonostante già nel 1989 il dottor Falcone era stato minacciato. Queste sono state le parole e le affermazioni che mi ha fatto quel giorno il Provenzano, tanto che il Provenzano mi disse, dice, ma io e Totuccio che motivo avevamo? Dice, tanto che lo dice, dice, l'ha detto pure la moglie, la vedova, dice, di Schifani, dice, quando fu al funerale, disse, dice, non è che c'ero io e Totuccio, dice, e la vedova ha affermato che c'è lo Stato irresponsabile. E poi pensavo, mi disse, dice, che motivo avevo io e Totuccio? Queste sono state le confidenze che io quel giorno ho ricevuto dal Provenzano in un momento di sfogo da parte del Provenzano, e forse in un momento di pentimento, posso dire, secondo me, da parte mia, che il Provenzano era pentito sia di quella vita e di tutto quello che avevano causato. Principalmente lui era molto deluso e pentito. Che cosa disse in quella occasione Provenzano in riferimento a questo discorso del suo paesano Totuccio? Il suo paesano Totuccio disse che io non mi potevo mettere contro il mio paesano Totuccio, perché il mio paesano Totuccio doveva, siccome Andreotti l'aveva garantito, gli doveva fare la cortesia ad Andreotti. E dice, Salvo Lima, quando entrò nello specifico dello Salvo Lima, mi ha detto lui che Salvo Lima è morto perché per paura che non sopportasse il peso. Quale peso? Il peso di quello che doveva succedere. Queste sono le confidenze che le fa Provenzano. Sì. Senta, non ho capito. Successivamente Provenzano. Aspetti. Sì. Prima di successivamente, ci può chiarire questo riferimento? Lei ha detto, siamo rimasti in tre a sapere la verità. Io e il mio paesano. Totuccio e Andreotti. Perché ha detto due sono morti, ha detto uno è stato ucciso, l'onorevole Lima e l'altro probabilmente pure riferito a Ciancimino. Queste parole probabilmente pure sono di Bernardo Provenzano. Sì, lui dice Ciancimino probabilmente pure. Cosa stava dicendo ora, signor Loverso? Ha detto, stavo dicendo che dopo queste confidenze del Provenzano, il Provenzano mi disse che dopo le stragi Marcello Dell'Utri si era avvicinato ai suoi uomini e che aveva preso il posto di Salvo Lima e che era diventato il referente. E il Provenzano mi dice tanto che nel 1994 Forza Italia in Sicilia l'ho fatto votare io. Queste sono state le affermazioni di Provenzano. Intanto è nello stesso contesto, siete stati insieme parecchie ore. Sì. È nello stesso contesto in cui le parla delle stragi che poi successivamente. Le fa. Successivamente, sì. Ma subito dopo oppure. No, subito dopo parlavamo di tutti questi eventi e lui mi fa mi chiude questo discorso di questi signori. Cioè, ce lo dica di nuovo.
dopo che lui mi raccontò l'evento delle stragi, mi disse: dopo le stragi Marcello Dell'Utri si avvicinò ai miei uomini, diventò lui il referente, prese il posto di Lima. E nel 1994 Provenzano mi disse: l'ho fatta votare io Forza Italia in Sicilia. E questo ne ho prova anch'io, perché io sono stato uno di quelli che nel 94 ho partecipato a un convegno di Forza Italia. Senta, ora ci arriviamo a questo. Una precisazione. Vediamo se sei in grado, diciamo il concetto è uguale, ma sei in grado di ricordare bene le parole. Quando lei è stato sentito nel processo nei confronti di Mori e di Obinu, e sempre udienza presidente dell'11-11-2011, 2 novembre 2011, ha dichiarato in questo modo, ha raccontato in questo modo questo riferimento, pagina 83. Sempre quel giorno mi fa altre confidenze, perché lui mi dice che dopo le stragi i suoi uomini si erano messi in contatto con Marcello Dell'Utri, che Marcello Dell'Utri aveva preso il posto del senatore, vabbè, qua dice Andreotti, subito dopo presidente dirà Lima, perché questo è chiaramente un lapsus refuso. Quindi dice: cominciando a trattare con i miei uomini nel 94 l'ho fatto votare io Forza Italia, eccetera eccetera. Ancora, per specificare che appunto si tratta di Dell'Utri qua. Aspetti, allora nella stessa giornata lei quindi dice Provenzano che cosa le confidò a proposito, cosa le ha detto a proposito del senatore Dell'Utri, a proposito del senatore di Dell'Utri. Lei lo ha già riferito, ma volevamo capire bene. Di Dell'Utri dice che dopo le stragi, sempre un riferimento alla prima strage e alla seconda strage del dottore Falcone e del dottore Borsellino. Ma poi c'è un inciso. Comunque pagina 85 riprende. Cosa le dice successivamente, quindi alle stragi del 92, che cosa sarebbe accaduto per quello che le rappresenta Bernardo Provenzano? Successivamente alle stragi Bernardo Provenzano dice che Marcello Dell'Utri aveva preso il posto dell'onorevole Lima e Marcello Dell'Utri si era messo in contatto con i suoi uomini e nel 94 sono stato io, dice, a fare votare Forza Italia in Sicilia. Allora, qual è la cosa che vorremmo capire e che a mio parere non è proprio completamente chiara? Se per quello che le dice Provenzano sono gli uomini di Provenzano a mettersi in contatto con Dell'Utri dopo le stragi, o Dell'Utri a mettersi in contatto con gli uomini di Provenzano dopo le stragi? No, dopo le stragi è Dell'Utri che si mette in contatto con gli uomini di Provenzano. Questo è quello che le dice, sì, Bernardo Provenzano. Sì. E per intenderci, dopo le stragi, a quale stragi fa riferimento? Lui parla dopo le stragi. Non mi fa riferimento né a quelle del 93 né a quelle. Lui parla dopo le stragi. Marcello Dell'Utri si è messo in contatto con i miei uomini. Ho capito. Le fa il nome di questi uomini? No. No. Ma i suoi uomini, giustamente, sono tutti uomini che io ho conosciuto, che sono legati alla politica, e posso dedurre io chi possono essere, però un nome singolarmente non me lo fa, non mi dice nulla Provenzano. Parla di uomini in generale, giustamente sono gli uomini che sono più vicini a Provenzano, non sono sempre che sono mafiosi politici però. Senta, lei dice, mi dice dopo le stragi, ma prima avevate parlato solo delle stragi di Falcone e Borsellino, in danno del dottor Falcone e del dottor Borsellino, o anche delle stragi del 93? No, assolutamente, lui mi parla solo di quelle stragi, lui mi parla di questa rovina, che sono stati la rovina, e della morte di Falcone e della morte del dottor Borsellino, solo di questo mi parla. E poi le dice, dopo le stragi, Dell'Utri si mette in contatto, sì, con gli uomini di Provenzano, sì. E le dice che sostituisce questa cosa, è una sua deduzione o gliela dice Provenzano? No, lui mi dice chiaramente, dice, il referente è diventato lui ha sostituito Lima.
cosa le dice a proposito delle elezioni politiche del 94 Bernardo Provenzano? Ma lui mi dice che nel 1994 Forza Italia in Sicilia l'aveva fatto votare lui. Questo è quello che mi dice Provenzano, però io ho partecipato anche ad un convegno di Forza Italia nel 1994 dove c'erano tutti gli esponenti mafiosi di Bagheria, di Ficarazzi e dei paesi limitrofi, dove c'era la candidatura di Ciccio Musotto. Racconti questo episodio. In occasione delle elezioni provinciali del 1994 ci fu un convegno allo Hotel, ex Hotel Zabbara, oggi Clinica Villa Santa Teresa, e in quell'occasione tutti gli esponenti mafiosi di Ficarazzi, c'eravamo io, il ragioniere Mezzatesta, il professore Gesualdo Clemente, di Bagheria c'era Pietro Loiacono, c'era Carlo Guttadauro e c'erano altri soggetti che io non ho individuato. Il presidente della provincia che si doveva nominare era Ciccio Musotto, legato a doppio filo con Pietro Loiacono, capo mafia del paese di Bagheria. Allora. Come lo sa che era legato a Pietro Loiacono? Perché le avevo viste più di una volta io in compagnia Ciccio Musotto sotto le votazioni con Pietro Loiacono in macchina che andavano cercando voti. E poi io avevo accompagnato in Mezzatesta ad una riunione fra Pietro Loiacono e Ciccio Musotto, perché quel giorno c'era la macchina pure di Ciccio Musotto al magazzino di Pietro Loiacono. Quindi era un contatto legatissimo. I soggetti che erano candidati come consiglieri provinciali erano soggetti di quelli che posso riferire io, non tutti giustamente erano mafiosi, ma ci mancherebbe, sarebbe stata la fine. Uno dei soggetti era l'avvocato Salvo Priola, che era portato dalla famiglia mafiosa di Ficarazzi, da Giovanni Mezzatesta e da Carlo Guttadauro, perché l'avvocato Salvatore Priola è stato sempre pupillo della famiglia Guttadauro. Un altro soggetto era il ginecologo di Bagheria, Tommaso Incandela, che era portato da Pietro Loiacono. Il candidato di Pietro Loiacono, tanto che c'era come una sfida fra Guttadauro, Mezzatesta e Loiacono, chi dovesse arrivare prima di entrambi, o Incandela o Salvatore Priola. E poi alla fine ne ha avuto la meglio Incandela, Salvatore Priola arrivò dopo Incandela, ma arrivarono entrambi dopo Misuraga, arrivarono entrambi, mi sembra, uno terzo, uno quarto o uno secondo terzo, comunque nei primi posti arrivarono. Ricordo che per quelle elezioni, diciamo, in Mezzatesta e io pure ci siamo curati di cercare i voti, tanto che in Mezzatesta accompagnò a Salvatore Priola dalla famiglia mafiosa di Villabate, in particolare da Salvatore Pitarresi e da Biagio Picciurro, a casa di entrambi. Senta, Provenzano, lei ha detto, mi disse, ho fatto votare in tutta la Sicilia Forza Italia. Ho parlato in tutta la Sicilia, ho dato l'ordine per tutta. Sì. Quindi io le chiedo ora di elezioni che non sono quelle della provincia o per il presidente della provincia, non so se, ma elezioni, diciamo, nazionali che si tennero effettivamente nel marzo del 94. Le chiedo, fece mai riferimenti a proposito di queste consultazioni politiche alla parola o al concetto di accordi intervenuti? No, Provenzano no, su queste cose no. Io mi ricordo che a livello nazionale ci fu che sempre i mafiosi portavano a Gaspare Giudice, tanto che ci fu che il senatore Piacentini fu minacciato dal ragioniere Giovanni Mezzatesta di Ficarazzi per farlo ritirare, perché si doveva candidare Gaspare Giudice nel collegio di Bagheria.
Allora, però forse non sono stato chiaro nella domanda. Comunque, pagina 90 della trascrizione del suo esame del 2 novembre del 2011. Chiedo scusa, signor Pubblico Ministero, a me risulta, solo per precisare, che è il 25 ottobre 2011. Ma guardi, io nel frontespizio ho la stampa informatica, udienza del 2/11/2011 e poi il rinvio all'11/11. Comunque è stato sentito in una sola udienza. Sì, dottore, in effetti pure io, perché forse è sbagliato. Vabbè, comunque, vabbè, è quello il verbale. È 2/11. Vabbè, comunque c'è il riferimento al processo, potrebbe l'udienza essere è unica, quindi possiamo... Potrebbe essere del trascrittore, comunque è, diciamo, l'unico verbale che ha reso... Sì, il riferimento al processo in ogni caso è dirimente, quindi serve a individuare la deposizione, che è l'unica. Allora, signor Lovesso... Le leggo quello che è trascritto a pagina 90. Le voglio chiedere questo, era sempre il pubblico ministero che faceva domande. Il fatto che il Provenzano abbia detto nel 94 io ho fatto votare Forza Italia è frutto di una libera scelta di Provenzano o Provenzano le parlò di accordi raggiunti con Dell'Utri? Lei ha dichiarato, no, Provenzano ha fatto votare Forza Italia perché Dell'Utri trattò con i suoi uomini, ci sono stati degli accordi, però gli accordi che io so, pubblico ministero, aspetti la parola, cioè fece riferimento esplicito Provenzano al fatto che c'erano stati degli accordi con Dell'Utri? E lei nuovamente, signor Lovesso, Provenzano mi, quello che mi disse Provenzano che c'erano degli accordi, però di preciso l'accordo non me lo disse. E ancora poi a pagina 91, alla fine, Provenzano mi disse che lui aveva i suoi uomini in contatto con Dell'Utri, lui fece votare Forza Italia tramite previ accordi, perché gli accordi erano sempre che lui doveva rimanere libero con chiunque, se no non si votava, eccetera, eccetera. Poi successivamente si votò UDC, ma questa è un'altra storia, diciamo, un altro momento. Quindi io le dico questo, per quello che è il suo ricordo, non le chiedo deduzioni, per quello che è il suo ricordo, quando Provenzano le disse del contatto che si era creato tra Dell'Utri e i suoi uomini, fece riferimento alla parola, al concetto di accordi presi? Sì che fece il riferimento, ma, no, ma di accordi lui non me l'ha specificato mai che tipo di accordi però. Gli accordi, diciamo, che io sappia erano sempre quelli di garantire la sua latitanza, ma questi accordi non è che me li ha specificati il Provenzano, questi accordi della sua latitanza io li ho saputi in carcere dall'ingegnere Aiello. Va bene, va fermiamoci bene. Per un momento, però, quindi, a questo colloquio, a queste confidenze di Provenzano. Sì, e in questo momento si fermi lì. Sì, quindi sì. Lei ci ha detto che sicuramente le fece il nome di Dell'Utri in quel contesto, sì, per quelle frasi che ci ha detto, sicuramente ora ci sta confermando che ha parlato anche di accordi, ma non... non mise in collegamento a proposito delle elezioni, quindi evidentemente degli appoggi elettorali Dell'Utri. No. No, lui ha detto che ha fatto votare Forza Italia in riferimento perché Dell'Utri si era avvicinato ai suoi uomini e c'erano questi accordi. Ma gli accordi, diciamo, oltre a quelli delle votazioni, c'erano altri accordi che io non so. Ho capito. Ma la parola accordi la utilizzò, certo. Provenzano. La utilizzò Provenzano, sì, la parola. Sì, accordi. Sì, sì. Gli accordi erano sempre con lui. Senta. Allora, intanto le volevo chiedere questo, nella prima parte dell'esame e poi come prima domanda in questa seconda parte, lei ha fatto riferimento a quella frase che le disse Provenzano, anche se hanno arrestato l'ingegnere, c'è Totò Cuffaro che deve mantenere gli accordi, mi pare che ha detto così, e Mandalà lo sa. Allora, io le volevo chiedere, abbiamo parlato
incidentalmente ma più volte, di Nicola Mandalà. Le volevo chiedere se lei, dopo che Provenzano le fece riferimento alla consapevolezza di Nicola Mandalà di questi accordi, o eventualmente anche prima che Provenzano gliene facesse riferimento, ha mai avuto occasione di parlare con Nicola Mandalà di rapporti del Mandalà, della famiglia mafiosa di Villa Abate o di Cosa Nostra in generale, con esponenti politici o delle istituzioni? Cioè, finora lei ha detto Provenzano mi dice Mandalà lo sa, e lei, signor Loverso, con Mandalà di questi argomenti ne ha mai parlato? Assolutamente no. Di questo che mi ha detto Provenzano, io a Mandalà non ho riferito nulla e non ho parlato di nulla. Ma precedentemente però io con Mandalà avevo parlato, mi ero recato da lui per una certa situazione, lui mi ha esposto la situazione politica e il potere politico che avevano nelle mani il Mandalà e la famiglia mafiosa di Villa Abate, che parliamo di alta mafia. E allora, ci riferisca, quindi ha chiarito, io non dico a Mandalà le cose che mi ha detto Provenzano, però Mandalà precedentemente mi aveva parlato di rapporti politici di alta mafia, ha detto. Sì. Ci spieghi bene qual è questa occasione, quando avviene questa interlocuzione con Mandalà e soprattutto che cosa lei apprende da Nicola Mandalà? Tutto questo succede all'inizio del 2003, quando Nicola Mandalà subentra all'uomo potente della famiglia Montalto, ad Andrea Cottone, perché noi precedentemente avevamo preso, io e Giovanni Trapani, sempre per conto del signor Mimmangileri, avevamo preso degli accordi con Andrea Cottone per la realizzazione della chiesa. La chiesa è il Sacro Cuore, che si trova vicino al mercato ortofrutticolo di Villa Abate, all'inizio di Viale Europa. Successivamente, una volta che subentra in Mandalà, cominciano ad esserci degli ostacoli da parte dell'architetto Di Peri e dell'ingegnere capo del comune di Villa Abate, che non gli faceva dell'ostruzionismo al signor Mimmangileri per dargli l'inizio lavoro per questa chiesa. È un costruttore di dove? Di Ficarazzi, Mimmangileri. Per dargli l'autorizzazione per l'inizio lavori. Allora il Mimmangileri mi chiama un giorno e mi dice: vedi che siccome io gli portavo il ferro, avevo scaricato già del ferro, Giovanni Trapani già aveva fatto lo scavo, il signor Mimmangileri era fermo e mi disse: vedi di parlare con i tuoi amici, dice, perché mi fanno questo ostruzionismo. Giustamente Mandalà era interessato della cosa, perché il signor Mimmangileri poi doveva sborsare la tangente da accordi che aveva preso con noi e con Giovanni Trapani. Una volta che ho incontrato io e Mandalà, gli ho detto: Nicola, ma perché gli fanno questo ostruzionismo? E Nicola mi ha detto: non ti preoccupare, non ce ne sono problemi. Cioè, ora me la sbrigo io dentro il comune, perché dice: io problemi non ne ho né a livello comunale, né a livello regionale, né a livello nazionale. Dice: perché abbiamo, dice, nelle mani a Marcello Dell'Urgi, abbiamo nelle mani, dice, l'amico e socio di mio padre Renato Schifani, e poi di centro abbiamo a Totò Cuffaro e il paesano di mio padrino Ciccio, che si riferiva a Saverio Romano perché era di Belmonte Mezzagno. Chi è il padrino di chi, a chi alludeva? A Ciccio Pastoia, che è, dice, padrino di Nicola Mandalà. Diceva: c'è il paesano di mio padrino Ciccio, il padrino di Nicola Mandalà, al Pastoia, e Saverio Romano, che è di Belmonte Mezzagno. E poi, dice, abbiamo anche tutto il gruppo di mio padre, di Nino Mandalà, il gruppo del Biancofiore. Stai tranquillo che la cosa la risolviamo. E il problema l'ha risolto, tanto che poi i lavori nella chiesa hanno preso inizio. Ma continuavano sempre ad esserci da parte in questa chiesa, voglio evidenziare che c'erano sempre dei contrasti da parte del costruttore e il signor Mandalà, tanto che si stava arrivando, la famiglia mafiosa di Villa Abate stava arrivando a commettere un altro delitto,
stavano uccidendo a Enzo Bonadonna, che era un fabbro ferraio, perché i lavori li dovevano fare dentro la chiesa Nino Mandalà, che era Nicola Cerrito con l'impresa di Nicola Cerrito, ma era Nino Mandalà che era il socio occulto. E in effetti i lavori, poi ho parlato con l'imprenditore Mimmangileri, gli ho detto facci fare i lavori a Nicola Mandalà e a te non ti interessa, tanto i soldi come li dai a uno li dai a un altro. E fu tutto in questa circostanza, diciamo, di questa chiesa che sono nati questi discorsi dei politici, anche delle tangenti. Quale fu l'espressione utilizzata rispettivamente da Mandalà nei confronti di Marcello Dell'Utri e Renato Schifani? Abbiamo nelle mani a Marcello Dell'Utri e il paesano e l'amico di mio padre, il socio di mio padre, Renato Schifani. Queste sono state le parole che inizialmente, poi aggiunse Cuffaro e Romano. Lei ha già detto che non disse poi a Mandalà quanto le aveva detto Provenzano. Le faccio una domanda analoga ma diversa. Siccome questa confidenza, queste cose le dice Mandalà, queste cose che dice Mandalà, lei a Provenzano le dice? Assolutamente no. Quindi lei di Dell'Utri, per esempio, ne sente parlare sia da Provenzano che da Mandalà, ma si tiene per sé quello che ha saputo sia da Provenzano che da Mandalà? Esatto, perché io non facevo mai domande, se me li raccontavano le cose me le tenevo per me. Senta, ha fatto cenno poc'anzi anche rispondendo ad una precisa domanda del Presidente della Corte, al fatto che lei poi ha avuto occasione, diciamo, di parlare con l'ingegnere Aiello, se non ho capito male, durante un periodo di detenzione. Sì, nel 2010. Nel 2010 presso quale carcere? Carcere di Pagliarelli. Ci sono degli argomenti dei quali lei oggi ha parlato, anche con riferimento per esempio a queste confidenze che le fece Provenzano e a quelle cose che le dice Mandalà, che hanno formato oggetto delle conversazioni tra lei e l'ingegnere Aiello? Può ripetere la domanda, signor PM? Gliela faccio allora più generale e generica. Avete parlato con l'ingegnere Aiello di argomenti relativi a rapporti mafiosi o a rapporti tra la mafia e le istituzioni o la politica, quando vi siete frequentati al carcere di Pagliarelli? Sì. E in particolare di quali argomenti? Ma l'ingegnere Aiello, quando è stato arrestato, già io ero a carcere di Pagliarelli. Mi ricordo che l'hanno portato nella stessa sezione dove ero io e dove c'era anche Giuseppe Comparetto, tanto che l'ingegnere Aiello è stato messo in compagnia di un nostro compagno di Ficarazzi, Cristoforo Morici, e noi abbiamo detto prenditi cura anche dell'ingegnere Aiello, perché con le sofferenze che ha vedi di aiutarlo. E in carcere, onestamente, prima con un detenuto e poi successivamente con un altro detenuto di Carini, e con le nostre raccomandazioni, l'ingegnere Aiello in carcere non gli mancava nulla. Mi scusi, non è il primo arresto evidentemente l'ingegnere Aiello, perché lei aveva già detto che l'ingegnere Aiello era stato arrestato nel novembre del 2003. Sì, era ancora sì. Lì. Lui era stato scarcerato e poi in attesa di un processo di è stato di nuovo riarrestato, perché ha preso una condanna intorno a 15 anni, quindi l'hanno riarrestato di nuovo, fu mi sembra nel gennaio del 2010, se ricordo bene. Sì. Poi con l'ingegnere Aiello ogni giorno lui mi veniva a cercare, perché era l'unica persona con cui, diciamo, poteva avere un dialogo e con cui passeggiare, perché sì, con gli altri parlava, ma non parlava mai di niente, perché non si fidava di nessuno. Invece lui sapeva che io del mio spessore di mafiosità che io avevo in paese, perché io ero stato sempre vicino al ragioniere Giovanni Mezzatesta, il quale era amico di Pietro Loiacono, e l'ingegnere Aiello sapeva della mia personalità tramite anche Pietro Loiacono, perché l'ingegnere Aiello era legatissimo a Pietro Loiacono. Quindi cercava io in tutti i modi cercavo di farlo stare tranquillo, che
Ma dal suo sfogo io vedevo che l'ingegnere Aiello era come se volesse collaborare con la giustizia, tanto che una volta gli ho detto: ma scusi ingegnere, se lei ha tutto questo risentimento nei confronti della mafia, che gli hanno rovinato la vita, che lei e la famiglia Ocalipetis lo pressava, che gli ha dato un sacco di soldi, ma perché lei non va da magistrati e gli racconta tutto? E lui mi disse che no, io questo non lo faccio, dice, perché temo per la vita dei miei figli. E io gli dissi: vabbè, appena lei esce gli daranno la coppa o la medaglia. Quindi lei uscirà sempre da mafioso e la sua vita sarà sempre rovinata e i suoi figli saranno sempre figli di mafiosi. Poi passeggiando un giorno mi dice che aveva uno sfogo e mi dice: io a Totò quanto l'ho aiutato, a Totò Cuffaro, io ho fatto pure un lago nella sua proprietà vicino Catania, non è che mi ha dato una lira Totò Cuffaro, dice, quel lago a me mi costò un occhio della testa, dice, di più di 300 milioni, allora c'era la lira, però Totò non ha fatto niente. Dice sì, oggi dice siamo in carcere io e Totò, ma la persona, dice, noi siamo in carcere per una telefonata, ma la persona che fece la telefonata a Totò, che avvisò a Totò che cercavano il latitante, e mi fa riferendosi, cioè mi fa cercavano il latitante, come dire il latitante che avevo nelle mani io, dice, perché non l'hanno arrestata? Il sardo, dice, se l'è fatta franca, dice il ministro sardo. Queste sono state le parole, lo sfogo dell'ingegnere Aiello, ecco perché io più volte ho sempre detto nei miei interrogatori che l'ingegnere Aiello non parla per paura, perché se parlasse l'ingegnere Aiello, non lo so dei politici chi rimarrebbe in giro, perché l'ingegnere Aiello era il legame della politica con la mafia, l'ingegnere Aiello era la persona che informava di tutto quello che c'era, degli accertamenti, se c'erano delle indagini, se c'erano delle microspie, era la persona a cui venivano riferite, tanto che si è poi saputo le talpe che sono state arrestate, ma informavano sempre i mafiosi. Ma questo le costa personalmente? Lei da soggetto ancora diciamo libero, prima di essere arrestato, ha mai saputo, ha beneficiato o ha mai saputo che altri avessero beneficiato di notizie riservate e diffuse all'ingegnere Aiello? Lasci perdere quello che sì, poi ha eventualmente letto sui giornali. Io mi ricordo che una volta Ciccio Pastoia mi disse di incaricare Onofrio Morreale di raccomandare suo figlio Piero Pastoia in una ditta, in un'impresa del nord, perché il figlio del Pastoia abitava a nord. E il Morreale, siccome a solito suo, se ne fregava, tanto che una volta il pastore mi disse, gli dice a Onofrio che se non si interessa ci vado io dall'ingegnere, glielo vado a dire io. E lui mi disse, digli che non ci va, perché l'ingegnere è pieno di microspie e di telecamere. Queste sono state le parole del Morreale, quindi digli che non si muove. Per questo io sto dando questa affermazione, e anche perché noi e diciamo che il Morreale sapeva che dentro la Sicilia il consorzio Sud Tir, quello che c'è sulla statale 113, c'erano delle microspie dentro l'ufficio. E come faceva a saperle il Morreale? Qualcuno gliel'aveva riferito, e lo poteva riferire solo le persone che erano vicine a lui, che sapevano queste cose, perché in continuazione ci andava suo suocero lo pressava in continuazione, come ci andava pure il Morreale non voleva che ci andasse il pastore, ma lui ci continuava ad andare. Sì, ma la domanda che le ha fatto il pubblico ministero è molto più precisa. Sì. Ce l'ha chiesto se lei per conoscenza diretta sa che le notizie sulle microspie, indagini eccetera, provenissero dall'ingegnere Aiello. Io con precisione posso affermare che quell'episodio che lei ci ha raccontato dimostra che Morreale sapeva che c'erano le microspie da Aiello. Dall'episodio che il Morreale mi dice digli a Pastoia che non va nell'ufficio dell'ingegnere perché ci sono le microspie, è normale che gliel'avrà detto l'ingegnere Aiello. Come fa a saperlo Onofrio Morreale che ci aveva le microspie l'ingegnere Aiello dentro l'ufficio? Quindi questa è una sua deduzione. Certo. Non le fu detto da Morreale
mi ha detto Aiello che... No, mi ha detto questo no, mi ha detto digli che non viene perché non è che l'ingegnere sapeva che ci doveva andare a Pastoia. Fu il Morreale che mi disse digli a Pastoia che non ci va perché ci sono le microspie, l'ingegnere Aiello è imbottito di microspie. E a parte questo altro episodio ci sono altre occasioni in cui le fu detto, le fu fatto capire che era Aiello la fonte di notizie riservate? Lui mi parlava sempre in carcere, mi ha diciamo fatto riferimento a questa vicenda di Totò Cuffaro, della telefonata che il ministro Sardo l'aveva informato a Totò Cuffaro per la ricerca del latitante, però altri eventi dove lui mi diceva che aveva informato determinate persone, no, l'ingegnere Aiello non me le ha riferite. Ridiamo la parola al pubblico. Senta, signor Loverso, le fece il nome di questo ministro Sardo? No, mi disse il ministro il Sardo. Senta, e invece del fatto che Onofrio Monreale sapesse delle microspie all'interno dei magazzini, pare che lei ha detto, della Consud Tir, lei come apprende queste circostanze? Perché me lo dice proprio il Morreale Giuseppe Comparetto, che dice che l'avevano, loro si erano accorti che avevano le microspie dietro la scrivania, e come infatti mi diceva quando io ci andavo che per incontri, per portargli pizzina, alcune volte mi diceva esci fuori, mi faceva segnale, muto, non parlare, esci fuori. E poi giustamente... Ma una cosa è una richiesta di precisazione. Si erano accorti o gliel'avevano detto? Perché le cose sono diverse. O se ne erano accorti perché qualcuno gliel'aveva detto? No, lui mi diceva che loro erano venuti a conoscenza che c'avevano le microspie perché loro si informavano con un amico del Comparetto che aveva fatto il carabiniere questo, il cognato del Comparetto aveva fatto il carabiniere, aveva un amico che tuttora era nell'arma, e loro quando c'erano una volta, siccome avevano scavalcato, hanno visto persone che scavalcavano dentro il consorzio Sud di Tirri, loro si sono informati e gli avevano detto che avevano piazzato le microspie dentro gli uffici. Questa affermazione lui l'ha avuto da parte di un soggetto, di un carabiniere amico del Comparetto. Amico del cognato del Comparetto. Tramite il cognato, però non è che l'ha riferito il cognato, lui conosceva pure questo soggetto. Quindi con un contatto diretto. Senta, passiamo ad un altro argomento, signor Loverso. Vorrei che spiegasse alla Corte, riferisse alla Corte l'epoca dell'inizio della sua collaborazione, quando diciamo chiede di parlare con i magistrati. E intanto dica il periodo e poi le chiedo qual era in quel periodo la sua situazione giudiziaria, se aveva già scontato definitivamente la pena per 416 bis, ci riferisca un poco come matura la sua scelta di parlare con i magistrati. La mia scelta di parlare con i magistrati giustamente è maturata anche precedentemente, non è che si è manifestata diciamo poi nel corso degli anni di trovare il coraggio, di trovare la forza proprio di dire ora basta, perché per staccarsi dalla mafia, si può staccare uno dalla mafia solo con la collaborazione, non esiste la dissociazione, non esiste io da questo momento mi sto a casa e non voglio vedere più nessuno, perché quando uno è a conoscenza di reati, prima o poi, se uno si allontana, deve morire. Io avevo scontato il carcere, io ero libero, quindi la mia situazione dal punto di vista penale, aspettavo un processo solo per l'arma, ma diciamo che la condanna, no, era stata richiesta una condanna di un anno in continuazione a quello che avevo fatto, quindi con la scarcerazione anticipata che già mi spettava, potevo fare pochissimi mesi anche se mi avessero condannato in appello. Ma non era tanto questo, diciamo,
il carcere che mi faceva paura, perché io mi dovevo liberare di tutti i peccati che avevo, perché la paura era a tenere prigionieri i peccati, perché io non vivevo più, io ogni giorno per me era un incubo, perché ricordare le cose passate, ricordare il male che avevo fatto, a cui chiedo scusa a tutti quanti e chiedo perdono, perché nella vita si può sbagliare, ma si può avere anche il momento per dire adesso, da questo momento in poi, io mi metto nella giusta strada e abbandono la via dell'inferno. E io ho avuto questo coraggio e questa forza e mi sono presentato io dai carabinieri a Ficarazzi, ho detto devo parlare con il dottore Di Matteo, anzi io ho detto devo consegnare questa busta al maresciallo Chilla. Il maresciallo mi disse ma che c'è qualche cosa che non va, ne vuoi parlare con me? Ho detto no, io devo parlare con il procuratore, con il dottore Di Matteo, consegni che, questa busta. In che momento siamo, in che data siamo, perché la corte non ha... Siamo esattamente subito all'entrata del 2011. Sì. Inizio del 2011, io ho questo colloquio con il maresciallo, poi gli do questa busta, finalmente io ho un incontro con il dottore Di Matteo e poi subito dopo io ho iniziato a collaborare il 9 febbraio del 2011. Senta, ci sono state intanto delle motivazioni particolari per le quali lei ha chiesto di parlare proprio con quel magistrato, perché lei ora ha ripetuto più volte, dice, ho chiesto di parlare col dottor Di Matteo. Ma io ho chiesto di parlare col dottore Di Matteo principalmente perché diciamo che di quello che avevo sentito nell'ambito mafioso era il più temuto della mafia, perché dice che in termini diciamo era il più tosto dei magistrati che aggrediva la mafia, per questo non era ben visto dalla mafia. Io volevo parlare proprio con lui per avere quello sfogo di trasmettere tutti i miei peccati e raccontare tutti gli episodi malavitosi ad una persona che era a conoscenza del sistema nella nostra zona e nello stesso tempo che era il più temuto della mafia. Per questo come lo sapeva e da chi lo sapeva e che cosa aveva saputo a questo proposito? A proposito che lei era temuto dalla mafia? Sì, dico, se si riferisce a qualche notizia o commento in particolare di qualcuno in particolare. Su di lei? Sì, dico lei, sì, lei dice per altre domande. Perché lei era temuto dalla mafia, questo... No, perché non chi le chiedo un giudizio, chi gliene parla? Da dove trai questa notizia? No, la traggo questa notizia perché mi ricordo io che durante noi quando siamo stati processati in primo grado le udienze venivano svolte in quest'aula e io mi ricordo che ero proprio nella gabbia di fronte, signor Presidente, dove è seduto lei, qua di fronte, in compagnia di Giuseppe Di Fiore, e siccome quando entravano i magistrati, quando entrava il dottor Prestipino o quando entrava il dottor De Lucia, era come la mafia non accettava quello sguardo dei magistrati, perché mi ricordo che il dottor Prestipino e anche De Lucia si facevano i giri e ci passavano davanti le gabbie guardandoci in maniera molto intensa come una sfida. E io dissi, ma perché ci guardano così? Ci sta e Di Fiore dice, vabbè, dice, anzi, dice, ce ne sono, dice, più peggio di loro. E lui si riferiva al dottore Di Matteo, perché dice, allora il dottore Di Matteo non era in aula. Dice, tanto che io gli avevo chiesto pure, tanto, dice, alla Guardina non ci voleva niente. Alla Valdina è un fondo che si trova nella zona di Santa Flavia, dove il dottor Di Matteo... e hanno delle proprietà, ma la mafia sapeva tutti i suoi spostamenti, sapeva gli spostamenti di Lumia, perché Lumia passava sempre dalla Caravella dove Peppino Di Fiore stava sempre là davanti al dolce e dice come gli avevo detto pure di Lumia, eppure mi è stato detto di no, in questo momento no, dice non si fa niente, dice ora lo vedi come siamo combinati. Quindi c'era in mente di tutto il gruppo mafioso di bagheria di fare del male sia al dottor Di Matteo che a Lumia. Queste sono le affermazioni che ho avuto
in quest'aula, nella gabbia qua di fronte, da Peppino Di Fiore, che era un mio coimputato. Ma le specificò, a proposito di questi due progetti, diciamo, queste due intenzioni, chi aveva detto di no? No, questo no, non me l'ha detto, mi ha detto, dice, mi hanno detto di no perché ci avevano il processo in corso. E il processo in corso era quello di Mariano Agata e più altri. E gli fu detto di no. Lui le capi, il contatto che aveva Di Fiore era con i fratelli Greco e con Bernardo Provenzano, perché Peppino Di Fiore fa parte dell'alta mafia, non è un quaquaraquà. Senta, ci sono stati altri motivi per i quali lei ha chiesto di parlare con quel magistrato, con il dottor Di Matteo? Ma io, un altro dei motivi che ho chiesto di parlare con lei era proprio perché da quello che avevo visto in televisione, che lei si stava occupando si parlava sempre della mancata cattura e che lei si stava occupando di quel processo, io ho voluto riferire a lei proprio l'episodio che avevo visto in televisione, che ne avevo discusso con Bernardo Provenzano della mancata cattura quando fu a Mezzojuso nel 1995. Perché diciamo che io temevo tantissimo anche a parlare con i magistrati per paura, perché dopo tutti gli eventi che avevo sentito da Provenzano, che ci potessero essere delle fughe di notizie, ci potessero essere delle qualche talpa, e io temevo tanto per la mia vita. Quindi ho cercato di parlare con un magistrato dove ci fosse che aveva il processo nelle mani e fosse sicuro che non sarebbe trapelata nessuna notizia al di fuori di quella stanza. Per questo ho scelto di parlare col dottore, diciamo al cuor mio, il dottore Di Matteo, però io non è che significa non parlare con gli altri magistrati, come parlo col dottore Di Matteo, oggi parlo con tutti gli altri magistrati. Senta, nel momento in cui lei ha iniziato a collaborare, c'era anche una misura di prevenzione nei suoi confronti? E se sì, se era di tipo personale, patrimoniale, o eventualmente sia di tipo personale che patrimoniale? C'era una misura di prevenzione sia personale che patrimoniale. Ma quella patrimoniale non era solo nei miei confronti, era anche nei confronti dei miei familiari. E riguardava che cosa? Il sequestro? Intanto era definitiva? Era una confisca? No. Un sequestro? Era, che cosa riguardava? Era una confisca in primo grado di tutta la proprietà che noi avevamo fatto con tanti sacrifici. Lei nel momento in cui ha iniziato a collaborare ha fatto riferimento anche immediato alla quella che lei definiva liceità, diciamo, della proprietà di quei beni che erano sequestrati? Sì, io dal momento che ho iniziato a collaborare ho detto che i miei beni sono tutti di provenienza lecita, tanto che poi io dopo la mia collaborazione ho prodotto una marea di documenti, ho cercato documenti pure di 30 anni fa, ho dimostrato che la mia proprietà ce la siamo fatti con il sudore e con i nostri soldi, anche con i soldi che provenivano da un esproprio del Comune di Palermo, che il Comune di Palermo ci aveva fatto a noi nel 1990-91 con delle quietanze rilasciate, c'erano i mandati. Le quietanze di pagamento, perché ci avevano espropriato tutta parte della proprietà del Parco Cassarà in Viale delle Scienze, che era proprietà di mio nonno e dove mia madre aveva la quota. Allora ci hanno dato 800 milioni,
Quindi questi soldi, no, la Guardia di Finanza che aveva fatto degli accertamenti non aveva tenuto in conto che c'erano tutti questi soldi, come non aveva tenuto in conto che mia moglie lavorava all'Enel da 1978, di prima di sposarmi, e queste cose li ho dovuti chiarire anche con la mia collaborazione. Sono state fatte poi delle successive perizie, c'è stato un grado di appello, e se sì, come si è concluso? Sì, sono state fatte delle perizie, sono stati nominati dei periti da parte del Tribunale, poi si è concluso che con la restituzione di tutti i beni e con la revoca della sorveglianza speciale. Anche la misura personale? Sì, anche la misura personale è stata revocata. È definitivo questo provvedimento che lei sa? Sì, sì. Senta, le faccio questa domanda. Noi abbiamo anche, prima che lei entrasse, diciamo, esibito alla Corte il verbale illustrativo dei contenuti delle dichiarazioni, quindi la Corte potrà valutare che tutto quello che lei ha detto oggi lo ha detto nel termine dei 180 giorni previsto dalla legge. Però io le faccio lo stesso una domanda, quindi dato per scontato e assodato e accertato che lei ha detto tutto nel termine dei 180 giorni, le volevo chiedere se lei ricorda, rispetto al periodo in cui ha iniziato a collaborare, quindi 9 febbraio del 2011, quando per la prima volta ha riferito delle confidenze di Provenzano sull'Ilardo, sull'incontro di Mezzoiuso e soprattutto sulle affermazioni del Provenzano riguardo al potente dell'arma che lo proteggeva o lo aveva protetto, e riguardo a tutti gli altri aspetti politici di cui oggi abbiamo parlato, sia per quello che lei ha saputo da Provenzano sia per quello che ha saputo da Mandalà. Quindi la Corte è in grado di controllare che lo ha fatto nei 180 giorni, ma in questi 180 giorni questi argomenti più scottanti riguardanti la protezione della latitanza di Provenzano e i suoi rapporti politici, lei quando li ha fatti? Immediatamente, un po' più avanti? E ci spieghi eventualmente il perché della tempistica? No, io inizialmente non volevo parlare completamente di dei politici collusi con la mafia, proprio perché, come ho riferito allora ai magistrati, perché io ne ho parlato dopo, in un'occasione che sono venuti a interrogarmi in una località protetta, ne ho parlato con altri magistrati di questa situazione, non ricordo in questo momento il periodo, ma fu sempre entro i 180 giorni della mia collaborazione che ne ho parlato. E mi ricordo che fu in un'occasione che mi sono venuti ad interrogarmi perché volevano sapere notizie su Cosimo Vernengo per quanto riguardava la strage di Via D'Amelio. E Cosimo Vernengo era un imputato che era stato condannato con sentenza passata in giudicata per quella strage, e si trovava detenuto a Spoleto, dove che ero pure io detenuto, e con Cosimo diciamo che avevo io un buon rapporto, perché io conoscevo Cosimo Vernengo da quando era ragazzino, perché loro hanno una villa sul lungomare di Ficarazzi. Questo per quanto riguarda i rapporti politici. E questi PM erano di Palermo o di qualche altra sede giudiziaria? No, i PM non erano di Palermo, erano i PM di Caltanissetta. Erano. Senta, questo per quanto riguarda, diciamo, le confidenze sulle stragi e sui politici di Bernardo Provenzano. Ma l'episodio di Mezzoiuso e del commento su Mezzoiuso lo aveva già riferito al PM di Palermo? Certo che l'avevo riferito. La prima cosa che ho riferito è stato l'episodio di Mezzoiuso io. E quindi lei aveva già parlato dei rapporti con Provenzano, del fatto che l'aveva tenuto a casa sua, delle confidenze che l'aveva fatto? Avevo parlato già con il PM dottore Di Matteo. E non aveva parlato invece, non aveva fatto quei nomi?
no, i politici. Assolutamente, diciamo, di quell'evento delle stragi non avevo fatto nessun accenno al dottore Di Matteo, perché era una situazione che volevo restarne fuori, perché pensavo che da un momento all'altro potessi fare la fine che ha fatto Luigi Lardo, perché come si tocca l'alta politica si muore. Quindi poi non potendone fare a meno, perché quasi un magistrato mi chiede, se un magistrato mi pressa e siamo in una circostanza dove c'è in gioco la vita di una persona che in quel momento, diciamo, ergastolo o libertà significa vita o morte, io devo riferire come stanno le cose. E fu nell'occasione che io ho riferito su Cosimo Vernengo, che mi vennero a interrogare su Cosimo Vernengo, che ho dovuto ampliare tutto il discorso dicendo che anche Provenzano in quella strage lui sosteneva che non ha potuto fare nulla e che la famiglia, diciamo, perché io sapevo che del legame che aveva Provenzano con Giulio Gambino, che erano legatissimi, e che la famiglia di Santa Maria di Gesù non c'entrava nulla in quella strage. Cose che io ho saputo che sempre da Provenzano, perché il Provenzano diceva Giulio era una persona buona come me. Io con Provenzano ne ho parlato di Giulio Gambino in occasione che si parlava del male che aveva, perché Giulio Gambino era morto pure con un brutto male, e quando si parlava di sofferenze il riferimento erano sempre a soggetti che erano stati vicino al Provenzano. Giulio Gambino, un'altra volta mi parlò di Damiani di Monreale, che intimo amico suo, che ci aveva il mercato ortofrutticolo, che è morto pure con un brutto male, ma lui mi diceva il Signore mi sta proteggendo e io sono qua. Quindi erano venuti a interrogarli sulle stragi? No, erano venuti ad interrogarmi sul caso di Cosimo Vernengo, se Cosimo Vernengo fosse colpevole, Cosimo Vernengo fosse estraneo alle stragi. E io ho dichiarato quello che sapevo su Cosimo Vernengo, perché Cosimo Vernengo mi aveva detto che era innocente. Cosimo Vernengo in confidenza mi aveva detto: io sto pagando, io e mio cognato Franchino, gli stiamo pagando di una cosa che non abbiamo commesso. Sì, siamo mafiosi, mi disse Cosimo, noi, perché mio padre era mafioso e noi siamo mafiosi, ma non c'entra niente io con le stragi. Senta, ma lei ora ha detto, io in un primo momento avevo pensato di non volerne parlare di questi argomenti. E quando è stato sentito al processo Mori, durante quella deposizione, a questo punto non sappiamo se è 25 ottobre o 2 novembre, pagina 104, ha detto una cosa... 25 ottobre comunque. 25 ottobre, leggermente diversa. Pagina 104. Inizialmente io non ho parlato di politici e neanche di alcuni argomenti delicati, non ne ho parlato perché toccando questi argomenti, con l'esperienza degli argomenti raccontati dal Provenzano, su questi argomenti si muore. Ora ha detto sostanzialmente la stessa cosa. Per questo non ho mai parlato, ne ho parlato successivamente, addirittura non ne volevo parlare, ma ne volevo parlare in aula. Per evitare che ci fosse una fuga di notizie. Una volta che ne parli in aula, una volta che la notizia è pubblica, non c'è più nulla da fare, perché il pentito deve avere paura sempre quando diciamo prima di parlare, e deve stare attento pure con chi parla, perché sono delle cose, quando si tratta di politica, molto molto delicate. Io avevo tutti i miei familiari qua in Sicilia, non potevo io mettere allo sbaraglio la vita dei miei familiari, e quindi dovevo cercare in una certa maniera di tutelare la vita dei miei familiari. Allora la mia domanda precisa è questa: nella sua mente, prima di parlarne, comunque assodato che ne ha parlato nei 180 giorni, lei di questo argomento, per esempio di quello che le ha detto Provenzano, sì, su Dell'Utri, che aveva sostituito Lima, sugli accordi con Dell'Utri, non ne voleva parlare o ne voleva parlare nell'occasione in cui sarebbe stato sentito in aula, per esempio sulla vicenda, ci dica, la vicenda di Mezzoiuso o quant'altro, non ne voleva parlare o nella sua intenzione, la sua intenzione era quella di parlarne alla prima occasione di deposizione dibattimentale? Il mio riferimento è stato sempre che io ho detto allora ai magistrati
ho paura di parlarne, però io ne volevo parlare, perché dal momento in cui io entravo in aula io riferivo direttamente al Presidente come stava la situazione e come erano i fatti. Solo che in quell'occasione, come infatti io gliel'ho detto, se voi mi dite di parlare, io a questo punto, anche se ho paura, io parlo. Senta, per quanto riguarda il processo sulle armi, lei quando ha iniziato a collaborare era già stato condannato, ha detto una pena in continuazione, mi pare che abbia detto un anno e mezzo. Non ricordo se fosse un anno e mezzo, ma penso un anno, non mi ricordo. In grado di appello, lei poi ha reso dichiarazioni nel processo? Sì, ho spiegato alla Corte come sono andate le vicende delle armi e come che io detenevo quest'arma e perché l'avevo data al Morreale, tutti i passaggi di quell'arma io li ho spiegati alla Corte. Le sono state concesse le attenuanti generiche? Sì. Vabbè, poi documenteremo con la produzione della sentenza, anche poi in sede di discussione svilupperemo anche la considerazione della mancata e del perché della mancata del mancato riconoscimento dell'attenuante speciale dell'articolo 8. Presidente, non ho altre domande al momento. Va bene, allora possiamo iniziare il controesame con le parti civili innanzitutto. Sì, giudice, qualche chiarimento. Buongiorno Laverso, sono l'avvocato Domenico Grassa per Libera, l'associazione di nome e numeri contro le mafie. Buongiorno. Lei disse che quando assisteva a Provenzano, nelle prime fasi non era a conoscenza della sua identità. Lei pensava che fosse un latitante messinese, ho capito bene? Sì. Ci può spiegare le ragioni di tale della convinzione? Perché Onofrio Morreale, allora, quando il primo giorno che abbiamo avuto l'incontro, mi disse, dice, questo è un amico di mio suocero, ti raccomando, ma il suocero era sotto sorvegliato con un obbligo di dimora ad Acque Dolci nella provincia di Messina. Dopo nel 2003, quando io ho accompagnato Provenzano per lo spostamento che doveva andare a Marsiglia, il Morreale non è che mi disse dove andare a Marsiglia, se ne deve andare da sua moglie con i suoi figli, dice, perlomeno dice, si va a prendere un po' di sole al suo paese. E io pensavo che se ne sta tornando nella zona del Messinese, e siamo nel giugno del 2003. Ho capito. Fine giugno 2003. Sì. Per quanto sua conoscenza, Morreale aveva rapporti con le famiglie mafiose del Messinese? Ma io sono a conoscenza che Eucaliptus aveva rapporti con la famiglia mafiosa del Messinese, perché in più occasioni Giuseppe Comparetto mi aveva detto che dice, lo zio Nicola dice, aveva problemi con quelli di San Fratello, e poi avevano chiarito, però i personaggi chi fossero io non li conosco. Nello specifico sa magari con le famiglie di Barcellona, Pozzo di Gotto? Non lo so, però io posso riferire che in quel territorio sono stati eseguiti dei lavori da parte di un'impresa edile di Ficarazzi, l'impresa di, non ricordo il nome della ditta, ma dell'amministratore, sì, era la ditta Toia Domenico, che aveva eseguito dei lavori lungo la Palermo-Messina, nella zona di Patti, Barcellona, tutte quelle zone di là, e aveva subito diverse volte furti e diverse volte si era recato il signor Toia da Acque Dolci, da Nicola Eucaliptus, perché io dovevo risolvere il problema. Va bene. Un altro chiarimento. Lei ha già riferito sullo stato comunque di sofferenza di Provenzano nel periodo in cui, diciamo, lo aveva lei in custodia. Anche riferito sul fatto che lei provvedeva al recupero delle medicine e delle punture. Ma chi è che poi materialmente, o meglio, sa
come poi materialmente si curava Provenzano? C'era qualcuno che lo assisteva, si curava da solo? Cosa ci può riferire? Lo aiutava lei? No, per quanto riguarda queste punture, punture erano, diciamo che li poteva fare qualsiasi infermiere, tanto che queste punture poi io posso riferire che precedentemente le punture, però non si tratta di queste punture che avevano la durata di una copertura di 3 mesi, altro tipo di punture prima di lui recarsi in Francia gliele aveva fatte un signore di bagheria, che era un infermiere, non lo so se era infermiere, lo portava a Bartolone, gli faceva questa puntura e se ne andava. Però per quanto riguarda quel tipo di puntura, che già parliamo di una cosa molto più delicata, non lo so. Io mi preoccupavo solo per fargli pervenire la medicina. Però quindi poi, non sa se c'era un medico che lo assisteva? No, non lo so, non lo so. Va bene, nessun'altra domanda. Andiamo avanti con le participini, non ci sono altre domande. Vogliamo iniziare con qualcuno della difesa? Magari un esame più... Non avete domande. Io non so i tempi ovviamente che si prevedono nel controesame dei difensori, però nel frattempo iniziamo. Signor Presidente, sono l'avvocato Emilio. Avvocato Emilio. Allora, buongiorno intanto signor Loverso. Buongiorno. Allora, la domanda credo sia già emerso. Lei è già stato sentito nel processo a carico del generale e del colonnello Bino. Le chiedo se è stato sentito sugli stessi argomenti che ha riferito oggi, rispondendo alle domande del PM. Nel processo del generale, quando fu allora, il 25 ottobre, io ho riferito quello che ho riferito oggi. Sì, lei poi ha precisato i periodi in cui è stato detenuto. Le chiedo, è stato sottoposto al 41 bis durante la detenzione? Io durante la detenzione non sono stato sottoposto al 41 bis. Io sono stato in carcere a Spoleto, dove avevo contatti con tutti i detenuti che fuoriuscivano dal 41, perché a Spoleto il 41 è a 10 metri di distanza, ci sono due padiglioni che sono adiacenti e quelli, i detenuti di alta sorveglianza parlavano in continuazione con quelli del 41, perché si parla tanto del 41, si parla tanto, ma il 41 quale? Quello di ora? Il 41 che la mafia teme è il 41 di Pianosa e di Lasinara, non è quello di ora. E quando io dico che è quello di allora è perché io sono sicuro, perché io ho parlato con Salvatore Prestifilippo, con Giacomo Traina, tutte persone che io ho conosciuto nel carcere di Spoleto e che provenivano dal 41 e provenivano dal 41 di Pianosa e Lasinara, dove che là si moriva, dove là c'era freddo, dove le famiglie non li potevano raggiungere. Ma Pianosa e Lasinara, Totò Prestifilippo mi racconta che è stato trasferito nell'isola dopo le stragi. Sì. Questo è quello che so io del 41, ma io al 41 non ci sono stato, però so tanto del 41, perché tutti quelli che fuoriuscivano dal 41 passavano all'EIV e noi a Spoleto passeggiavamo con quelli dell'EIV. L'EIV avevano una sezione a parte, però passeggiavano con noi dell'alta sicurezza. Sì. Alta sorveglianza, scusa. Lei quindi aveva libero accesso a TV, radio e giornali? Beh, in carcere c'è libero accesso, si legge. Lei ha seguito attraverso i media il processo al generale Mori e al colonnello Bino, nell'ambito del quale ha testimoniato? Ma io in carcere seguivo tutto, poi in carcere si parla sempre di tutto. Quindi se gli argomenti sono pubblicati dai media è normale che uno viene informato. Lei sa quando è iniziato il processo a carico del generale Mori e del colonnello Bino? Assolutamente no. Risulta dalla trascrizione che è iniziato nel 2008. Lei ha riferito, se ho ben capito, che ha iniziato a collaborare nella primavera del 2011. Sì. Corretto.
Presidente, che per la verità abbiamo ha detto febbraio. E infatti 2011. Questo volevo parlare. Ah, mi scusi, 9 febbraio del 2011. Ha fatto una data specifica, ha parlato di una data specifica che mi pare che è 9 febbraio. Il 9 febbraio del 2011, non avevo capito quello che ha detto l'avvocato, per questo ho detto sì. Che sì. Ha detto l'avvocato? Primavera. Ha parlato di primavera no, 2011. 9 febbraio 2011. In realtà lei l'aveva già detto prima, è il 9 febbraio 2011. Sì. Avvocato Emilio, prego. Si può precisare ulteriormente. Risponde al vero che lei ha chiesto di parlare con il dottor Di Matteo il 10 gennaio 2011? Io ho chiesto di parlare col dottor Di Matteo quando ho consegnato la busta al comando dei carabinieri di Figarazzi. Io non è che so se è stata protocollata il 10, perché quella busta giustamente ci sarà qualche cosa, perché poi io ho la mia collaborazione è stata dal 9 febbraio in poi, però io avevo richiesto di parlare prima al dottore Di Matteo. Va bene. Lei segue questo processo attraverso televisione e giornali? Questo processo quale? Questo qui di oggi. Ma io lo seguo come tutti gli altri argomenti, non è che sono perché cerco di dimenticare le cose passate, giustamente cerco di seguire che per vedere se veramente un giorno verrà la verità a galla, questo è che cerco di, per questo motivo cerco di dargli un indirizzo e seguirlo. Ma non è che mi occupo più di questa cosa, perché io di cose di mafia non me ne occupo più, perché più ricordi brutti ciò, più sto male. Sì, lei ha anche precisato, rispondendo al PM, le ragioni per le quali ha deciso di pentirsi. Se ho ben capito, in sostanza queste ragioni sono di carattere morale, cioè per il desiderio di cambiare vita, di uscire da quel tunnel, da quell'ambiente in cui si trovava prima, è giusto? Sì. Lei ha anche riferito di aver parlato del progetto di attentato nei confronti del dottor Di Matteo. Lei ne ha parlato in occasione degli interrogatori al pubblico ministero? Certo che ne ho parlato. Io gliel'ho detto al dottore Di Matteo di questo evento, gliel'ho detto al dottore Di Matteo. E io le chiedo come mai ha riferito di questo progetto di attentato al dottor Di Matteo solo al sesto interrogatorio e non immediatamente, data l'importanza e la delicatezza della notizia, e dato anche il fatto che aveva chiesto di parlare proprio ed esclusivamente col dottor Di Matteo? Ma perché in quel momento innanzitutto che i soggetti erano tutti in carcere, e poi è stata una cosa che ormai era stata archiviata, poi io ho avuto modo di parlarne, perché ormai il dottor Di Matteo a Bagheria non lo poteva toccare più nessuno, chi lo doveva toccare che erano tutti in carcere. Lei è stato combinato? Cosa intende lei per combinato? Il rito di affiliazione? Sì, esatto, sì. Io non ho avuto nessun rito di affiliazione. Io le posso dire che tutti i miei compagni, Onofrio Morreale, Bartolone Carmelo, tutti quelli che ho conosciuto di mafia, nessuno mai mi ha detto io sono stato affiliato con la Santina in mano, io sono stato punto, questo non me l'ha detto mai nessuno. Io sono stato con Provenzano, a braccetto con Provenzano, ho dialogato con Provenzano, e Provenzano di questa santina bruciata, di questo che mi doveva pungere il dito, non me ne ha mai parlato. Sì, lei ha già riferito sull'interlocuzione con Ilardo, sul fatto del registratore, quindi non ci torno. Ha riferito anche, sì, ecco. In merito al discorso relativo all'ufficiale dell'arma che avrebbe protetto, al potente dell'arma che avrebbe protetto Provenzano, lei ha detto che il nome non fu fatto. Io le chiedo, quando ha ricordato questa circostanza inerente al potente dell'arma? Quando ho ricordato che cosa? Questa... Sì, nel corso dei suoi interrogatori, quando l'ha ricordata questa circostanza? Io quando io ho fatto la dichiarazione al dottore Di Matteo sull'evento e diciamo che sono venuto a conoscenza di chi era Provenzano, io ho riferito queste cose poi successivamente, perché inizialmente magari non ne volevo parlare, ma poi io l'ho riferito, però questa cosa non ricordo, non sono preciso se è stata la prima, la seconda, la terza. Io non è che giustamente lei c'ha tutti i verbali di davanti, io non c'ho tutti i verbali, io non c'ho né verbali né cose scritte, io
con la mente, e con la mente non è che mi posso ricordare tutti gli interrogatori che sono stati decine e decine, quando l'ho detto, se l'ho detto prima o l'ho detto dopo. Io l'importante è che l'ho detto entro i 180 giorni. Se ci sono cose che ho detto oltre i 180 giorni, lei allora me li contesta. Sì, allora, lei ricorda se lo ha dichiarato solo al decimo interrogatorio? Presidente, però chiedo scusa, sono l'avvocato genovese, dico c'è posizione, perché dico ancora una volta si chiede all'Overso di ricordare la data precisa in cui avrebbe fatto delle dichiarazioni specifiche. E ha già risposto, però possiamo fare una domanda più che al decimo, dico, più che al decimo, se lei ci indica la data e fa una domanda più specifica sulla data, se lui lo ricorda risponderà, altrimenti e poi signor Presidente, magari se mi dice con chi ho parlato, con quale magistrato. Allora, avvocato Mila, la domanda deve essere un po' più precisa. Sì, signor faccia Presidente. Riferimento alla data, lei ha il verbale, lei ricorda, intanto facciamo una premessa di carattere generale, tutti gli interrogatori a cui mi rifaccio sono stati tutti resi alla Procura di Palermo in persona del dottor Di Matteo. Sì. Lei ricorda se ne ha parlato solo il 6 luglio 2011? Di quale argomento? Questi che, di questa protezione del potente dell'arma. Il potente dell'arma. Ricorda se ne ha parlato, la domanda è questa. Io ricordo che ne ho parlato, però non mi posso ricordare la data e l'affermazione del 6 luglio. Questo non lo posso ricordare. Questo è sufficiente. Avvocato Miglio, può andare avanti. Sì, lei ricorda se il 10 giugno 2011, al domanda del pubblico ministero, che chiedeva se lei sapesse di coperture istituzionali da parte delle forze di polizia nei confronti del Provenzano, di copertura della latitanza del Provenzano da parte di forze di polizia, lei ha risposto di non sapere nulla tranne l'episodio di Mezzoiuso, di Lardo e del registratore? Ma io inizialmente, io quello che dice lei, se io ho detto che non ricordo, era solo per la preoccupazione di non svelare tutti i nomi, come infatti se il verbale dove che io ho svelato tutte cose, se non prendo errore, sarà verso quasi la fine, perché sono venuti quelli, ricordo se fu nel mese di agosto, fine luglio, sono venuti i pubblici ministeri di Caltanissetta. Quindi se lei mi prende un verbale antecedente a quell'interrogatorio, le risulta sicuramente che io alcuni nomi non li ho fatti. Ma lei, se prende tutti gli interrogatori successivi a quel verbale, lei si accorgerà che ci sono tutti i nomi dei politici che ho fatto io allora nella località protetta ai pubblici ministeri di Caltanissetta. Sì, signor Roverso, ma io non sto parlando di politici, sto parlando del potente dell'arma. Ma anche di quella situazione, io magari ne avrò parlato successivamente, io non mi ricordo il periodo. Avvocato, a lei viene semplice perché c'ha i fogli in mano. E poi se uno si ricorda poi e poi anche successivamente, l'importanza è che mi sono ricordato nei 180 giorni. Io ero in una località protetta, isolato, quindi non so che lei con continuazione che cerca di farmi questa affermazione, sempre contestandomi questa cosa, che l'ho detto prima, l'ho detto dopo, non lo so, io magari l'avrò detto dopo, vuol dire che mi sono ricordato dopo, ma l'importanza è sempre nei 180 giorni, non ricordo la data io, avvocato mio, lei mi deve perdonare, io non mi ricordo. No, per carità, ma io lo capisco, ma la domanda era un po' diversa, io le ho chiesto se in data 10 giugno 2011 al pubblico ministero che le chiedeva espressamente se sapesse di protezioni della latitanza di Provenzano da parte di forze di polizia, lei ha risposto no, no. E la domanda è di forze di polizia, perché la domanda era alla polizia, non era all'arma dei carabinieri, era di polizia, ma io, se lei va a vedere tutti i nomi che io ho citato, non c'è nessun poliziotto coinvolto in questa situazione. Nessuno. E allora, perché qua non dobbiamo giocare con le parole, in data 10/6/2011, pagina 42, il pubblico ministero chiede: lei ha mai saputo se il Provenzano in tutti questi anni di latitanza sia stato in qualche modo protetto attraverso informazioni o in altro modo dalle forze di polizia nella sua latitanza? E lei risponde no, no. E poi dice:
a parte l'episodio di mezzo Iuso, in sostanza che non sa altro. E non si parla di polizia, si parla di forze di polizia. Beh, le domande quando uno li fa, giustamente, per chi ascolta magari li può ascoltare in maniera diversa. Io in quel momento ho risposto no, perché pensavo che si riferisse alla polizia. E io ho riferito di no. Poi io ho riferito sempre il discorso della mancata cattura del 1995 a Mezzoiuso, dove Ilardo era là dentro. Poi se Ilardo non era là dentro, se non è vero quello che dico io, in futuro probabilmente io mi auguro, anzi non, mi auguro che ci siano altri collaboratori e che presto ne vengano, così vediamo se Stefano Loverso dice bugie. Sì, allora lei poi ha detto che di queste vicende ne ha parlato dopo l'interrogatorio ai PM di Caltanissetta. Lei, rispondendo alle domande del PM, però ha detto che il dottore Di Matteo è stato da lei cercato proprio perché era l'unico di cui si fidava. Ha detto testualmente: ero certo che parlando con lui non sarebbe trapelato nulla. E allora le chiedo, perché questa circostanza l'ha dichiarata prima ai procuratori di Caltanissetta e non al dottor Di Matteo, ammesso che lo abbia fatto, perché io non ho il relativo verbale, però diamolo per buono. Signor Presidente, io già a questa risposta avevo risposto precedentemente. Però, avvocato, c'è il verbale in cui si fa riferimento al fatto che noi... Vabbè, ma l'avvocato Miglia non l'ha dato per contestato, pubblico ministero, l'ha dato anzi per come fatto accertato. Sì. Lei in realtà già lo ha detto. Perché ne ha parlato? Lo ribadisca o lo precisi? Io ne ho parlato in un'occasione che si trattava di vita o di morte di un detenuto. Sì. E poi una volta che abbiamo allargato il discorso con i pubblici, giustamente non è che ci potevo dire: no, signor pubblico ministero, con lei non parlo, devo aspettare a Di Matteo che viene qua. È un'offesa anche verso i magistrati. Allora, l'aveva già detto, quindi possiamo andare avanti. Avvocato Emilio. Sì, lei poi ha anche riferito che intendeva parlare di questa circostanza direttamente in aula piuttosto che al PM, è corretto? Sì, io ho detto ai PM di Caltanissetta, addirittura sì, io ne volevo parlare pure in aula, perché avevo paura a parlarne con i magistrati, era una notizia molto molto riservata, perché qua parliamo di persone dove c'è in gioco la vita delle persone, e non è che perché io ero sotto protezione io me ne potevo fregare dei miei familiari. Sì, quindi lei ritiene che sia più sicura un'aula di pubblica udienza che un interrogatorio a quattro occhi? Ma dal momento che la notizia viene divulgata... Questo non è una domanda ammissibile, anche perché tra l'altro lei l'ha spiegato prima. Avvocato Emilio, vada avanti. Sì, lei ha riferito che Provenzano le disse: io sono stato sempre protetto, sono stato protetto dai politici e dalle forze dell'ordine. Io le chiedo, le fece nomi di appartenenti alle forze dell'ordine che lo proteggevano? No. Bernardo Provenzano le ha mai detto come quel potente dell'arma avrebbe potuto proteggerlo dalla cattura o da indagini svolte sul territorio dai numerosi uffici di polizia e carabinieri? Ma io ho detto che Bernardo Provenzano non mi ha detto, lui mi ha detto che era coperto, ma non è che mi ha detto che quel soggetto lo poteva proteggere, che telefonava alla caserma di Ficarazzi e ci diceva: maresciallo Fragano, non vada in quella villa. E parliamo sempre che per arrivare alla cattura di un latitante bisogna informare sempre gli ufficiali alti, perciò la preoccupazione del Provenzano era solo in un ampio di un tradimento da parte di qualcuno di Cosa Nostra, perché vuol dire che già lui in passato l'aveva fatto questo, perché lui diceva sempre che i latitanti si prendono quando si indicano col dito. E poi la preoccupazione del latitante dei Provenzano, quando noi lo scortavamo, non era perché se lui aveva, perché nonostante lui avesse la protezione dei politici e dei potenti dell'arma, non potevano fermarlo per strada e qualcuno lo poteva riconoscere. Attenzione, perché noi camminavamo avanti proprio per questo: se c'era qualche posto di blocco, in un posto di blocco io mi accostavo e la macchina di dietro passava. Questo era tutto l'accompagnamento, però che a lui lo cercavano, che dipendesse dall'alto, non lo cercava nessuno. Attenzione, non lo cercava nessuno, perché Provenzano è stato sempre libero 43 anni,
e per essere libero a 43 anni ci vuole il consenso dell'alta politica. Vabbè, non faccia le valutazioni per quello che sa, poi le valutazioni le lascia ad altre, a chi può farle. Sì, se ho ben capito, se ho ben capito, rispondendo alle domande del pubblico ministero, lei ha detto di aver conosciuto l'ingegnere Aiello a Pagliarelli durante la detenzione, giusto? Sì. Nel 2010, quindi. E ha riferito anche di aver dialogato con l'ingegnere Aiello. Io le chiedo, l'ingegner Michele Aiello le disse mai che lui, insieme ai marescialli Ciuro e Riolo, erano informatori di Provenzano? L'ingegnere Aiello non mi disse, che non fece il nome di Ciuro o degli altri che sono stati coinvolti nel suo arresto, che erano gli informatori di Provenzano, ma lui mi disse che era quello che aveva informato Provenzano, perché Totò Cuffaro gli aveva detto: attenzione che cercano il latitante. E Provenzano, e il latitante nella nostra zona e che parla direttamente con me, chi era? Bernardo Provenzano. Non c'erano altri latitanti a Bagheria e non c'erano altri latitanti che Stefano Lovessa ha gestito. Stefano Lovessa ha gestito solo Bernardo Provenzano. Stefano Lovessa i contatti li aveva solo con Nicola Eucaliptus, con la famiglia di Bagheria. Quindi l'ingegnere Aiello era ben informato, perché io avevo contatti con tutti gli uomini d'onore della famiglia di Bagheria. Sì, perché vede, lei a questa domanda, pagina 63 dell'esame reso in udienza al processo Mori, ha detto che Provenzano gli disse: non temere, non ti preoccupare, non mi cerca nessuno, anche se hanno arrestato l'ingegnere Aiello, c'è Totò Cuffaro che mantiene gli accordi, Nicola Mandala sa tutto. Perché lui si riferiva poi a Michele Aiello, perché era, diciamo, il comitato di informazione, perché Michele Aiello, Ciuro e Riolo erano, facevano parte del comitato di informazione a Provenzano, cosa che io ho scoperto successivamente in carcere quando dialogando con Michele Aiello. Ma ho detto dialogando con Michele Aiello, perché Michele Aiello, se Michele Aiello mi dà la confidenza e mi dice questo della notizia ricevuta dall'alto, dei politici dall'alto tramite Totò Cuffaro, giustamente io ne deduco che anche che Ciuro e gli altri che sono stati arrestati per le talpe e delle informazioni. La domanda non era se lei ne deduce, se Aiello le ha fatto il nome di Ciuro. Di Ciuro non me ne ha fatto mai nome, neanche me ne ha fatto. Ma lei sapeva già allora di Ciuro? Di Ciuro no. Io non sapevo. Quindi lei io non deduce in quel momento, no, ora sta deducendo. Ora sì, ma allora no. Noi sapevamo allora che c'era, diciamo, che l'ingegnere Aiello era bombardato di microspie. Questo lo sapevamo, ma lo sapevamo perché l'ha detto l'ingegnere Aiello. L'ha detto prima, va bene, credo che sia, che abbia chiarito. Quindi, avvocato Emilio, procede. Sì. Lei quindi ha riferito che Provenzano le disse: non mi cerca mai nessuno, eccetera. Lei sa le ragioni per le quali Provenzano, sentendosi quindi asseritamente sicuro nell'area di Bagheria, aveva la necessità di trovare rifugio presso la sua casa, l'abitazione da lei messa a disposizione? Cioè, se Provenzano è venuto per paura... No, le ragioni per le quali, visto che si sentiva sicuro in quell'area, aveva necessità di trovare il rifugio. La domanda è se lei sa perché venne in quel periodo. Ma Provenzano o Bagheria o Villabate o Ficarazzi, lui si spostava, ma non è che si spostava, giustamente si spostava perché aveva delle abitazioni, qualcuno gli dava la casa a disposizione, si metteva la casa a disposizione. Poi in quel periodo, già lui è un periodo che stava con un certo Peppino, siccome Peppino deve partire, se lo puoi accudire due giorni, questo mi è stato riferito. Poi io l'ho riportato di nuovo a Bagheria, non è che lui da Bagheria, quando se ne andò da casa mia, se ne andò a Provenzano a Corleone, Provenzano è tornato di nuovo a Bagheria. E non solo, ci è ritornato poi di nuovo Provenzano dopo gli arresti del 2005. Provenzano tornò di nuovo a Bagheria e poi tornò di nuovo a Montagna dei Cavalli. Sì. Lei poi ha riferito che Provenzano le disse che Totò Cuffaro doveva mantenere gli accordi. Se ho ben capito, questi accordi concernevano il fatto che Provenzano doveva restare libero, giusto? Di quello che diceva Provenzano facevano parte degli accordi, questa della che lui doveva stare libero, però mi disse Nicola Mandalà lo sa, ora degli accordi Provenzano non è che mi ha fatto in maniera esplicita tutti i tipi di accordi che aveva con i politici o che aveva gli accordi con altri, Provenzano di queste cose non me ne ha parlato, che aveva altri accordi, sì. Parlava di accordi, però non mi ha detto il tipo di accordo che aveva. Sì.
È perché lei le dice nel processo proprio Mori Obinu, a pagina 89, dice, certo, quando lui si riferisce a Totò Cuffaro, che deve mantenere gli accordi di Provenzano sono quelli che deve rimanere sempre libero lui. Perfettamente così, perché l'accordo di Provenzano che deve rimanere libero è dovuto anche dal fatto della telefonata che Totò Cuffaro informò l'ingegnere Michele Aiello. Una volta che informò l'ingegnere Michele Aiello, fa parte di quell'accordo. Non è che perché me lo disse Provenzano che deve rimanere libero, fa parte di quell'accordo. Questa è una notizia che ho saputo dall'ingegnere Michele Aiello. Sì. Lei poi ha riferito che vedeva Provenzano fin dal 93 a Bagheria, ma non sapeva che fosse lui. Se ho ben capito, potrebbe ripetere sinteticamente i luoghi presso i quali lo vedeva in quegli anni a Bagheria? Provenzano io l'ho visto a Bagheria nel magazzino di Cosimo D'Amico, esattamente di fronte alla stazione ferroviaria di Bagheria, in quel magazzino dove io accompagnavo spesso il ragioniere Giovanni Mezzatessa, dove c'era Pietro Loiacono e c'era Cosimo D'Amico e il Provenzano. Lo vide anche in un contrada piano di mare? Sì, in compagnia di Carlo Castronovo. Lo vide anche, l'ho riferito prima, nel 95 presso il villino di Mezzatesta. Io le chiedo, lei ricorda se in quello stesso periodo venne fatta presso quel sito, presso il territorio di Bagheria, intendo, in quel comprensorio, una perquisizione del ROS? Ma lei la perquisizione del ROS si riferisce in questi posti che ho nominato io? In questo territorio, perché sì. I rossi possono perquisire ovunque. Lei mi deve territorio, fare territorio, avvocato Milo, il territorio è una cosa, i luoghi prima. Quindi la domanda la dovremmo specificare. Territorio, che cosa intende? Il comune nel di Bagheria, territorio di Bagheria Ficarazzi, e in particolare presso un determinato villino, anche qui la domanda, che è quello di Mezzatesta. C'è stata fatta una perquisizione dei Rossi nel 1900, è stato 1996, fine 95, inizio 96, nella casa di Giovanni Mezzatesta, nel villino di Via dell'Europa, da Giovanni Mezzatesta. Questa perquisizione fatta dei Rossi io non ne ho saputo nulla, perché l'ho saputo da altre persone che passarono dal lungomare e videro il Rossi, perché il Mezzatesta temeva che fossi stato io a fare la spia per fargli fare la perquisizione, ma Provenzano già non c'era più là. Sì, quindi diciamo, lei mi conferma che questa perquisizione del Rosso venne fatta presso questo villino? Sì, sì, c'è stata fatta la perquisizione del Rosso presso quel villino. Dove era stato poco prima alloggiato Provenzano? Sì, poco sì. Prima, anche qui. Poco prima, non è che so il giorno o il mese. O fa la domanda, avvocato Milio, altrimenti l'affermazione sul poco prima non la possiamo consentire. Sì, un attimo. Cioè, quanto tempo è passato che lei ricordi allora Lovenza? A questo punto l'approfondisca. Ma il periodo in cui lei aveva visto, quei giorni in cui aveva visto, aveva incontrato periodo, Provenzano a casa di Mezzatesta e poi questa perquisizione. Il periodo fu sempre risalente, che parliamo noi sempre riferimento dopo l'estate. Perché poi successivo... Ma di che anno? Lei ha parlato di questo che avrebbe visto, ha incontrato il Provenzano nel 1995. 1995, sì. Ricorda adesso il periodo dell'anno del 1995? 1995, e poi successivamente ci fu la perquisizione. Successivamente? Cosa successivamente intende? Però... Perché poco fa le ha parlato del 96, fine 95... Fine 95, io ho detto che Provenzano, io l'ho visto fra i 95 e 96, e poi la perquisizione fu successiva. Se fu all'inizio del 96, se fu alla fine del 96, io non lo so quando. Non lo fu ricorda, va bene. Non ricordo. Però la perquisizione fu dopo che Provenzano se n'era andato. Quanto tempo dopo non lo ricordo. Lo so, però che Provenzano è stato in quel villino, io lo so, anche perché Provenzano mi ha dato conferma, perché Provenzano a Ficarazzi, uno degli amici che aveva a Ficarazzi era Giovanni Mezzatesta.
E sì, quando lui parla di amici si intende di mafiosi e ad altri. Avvocato Emilio, prego. Sì, in merito al poco prima, 9 febbraio 2011, interrogatorio al pubblico ministero, pagina 85, si parla di Provenzano. Lui, da quello che so io, e da quello che ho notato io, lui ha tenuto Provenzano nel villino un po' prima della perquisizione, perché poi ci hanno fatto la perquisizione e lui mi disse, meno male, e aveva dubbi di chi aveva fatto la spia. Vabbè, le ricorda, ha già risposto sui tempi. Signor Presidente, successivamente non so i termini, se sono stati mesi, giorni, io non so. Non lo ricordo. Ma mi ricordo che Mezzadex era molto preoccupato, tanto che all'inizio con me non ne aveva parlato. Fui io a dirgli, ma gli hanno fatto la perquisizione, perché me l'avevano detto le persone del paese a me. E lui mi ha detto, dice, sì, ma dice, niente, cercavano armi, dice, niente di particolare. Ma era molto spaventato in Mezzatese. Avvocato Emilio. Sì, in merito alla data, nel dibattimento a carico del generale Mori, pagina 120, il Presidente chiede, ma stiamo parlando del 95, se non ho capito male. Lei risponde, del 95, sì, io facevo da autista a Mezzatesta. Questo parliamo, avvocato Miro, che noi non abbiamo la cognizione completa di questo verbale. Parliamo della presenza di Provenzano a casa di Mezzatesta o della perquisizione? Era tenuto da Mezzatesta in questo periodo. Ecco, 95, che è quello che tra l'altro ci ha detto finora. Semmai, se lei su questo 95 può essere in grado di essere più preciso... Signor Presidente, parliamo io, non è che se io avessi messo in cantiere, se fosse periodo estivo, invernale, no, ma cioè, se io avessi messo in cantiere che in futuro mi dovevo pentire, mi scrivevo tutti i dati, tutti gli appunti, e oggi signor Presidente, no? Si fermi così, avvocato Milo, proseguo. Sì. E allora ci sono state anche altre occasioni in cui ha notato movimenti delle forze di polizia nel comprensorio di Bagheria ed ha riconosciuto anche visivamente dei funzionari di polizia? Ma in quale periodo e in quale circostanze, se mi... Perché parliamo, io non è che mi posso... nel periodo anni 2004, 2003-2004. 2003 o 2004? 2004, agosto 2004. Nell'agosto 2004 ci sono stati dei movimenti della polizia, perché c'era un appuntamento a Bagheria, io avevo accompagnato il Provenzano a Bagheria e al ritorno c'era un movimento di polizia, tutti che erano tutti raggruppati di fronte al cimitero di Ficarazzi. E in quell'occasione mi ricordo io che ho visto poi tutti i soggetti che ho riconosciuto quando mi hanno arrestato, fra cui c'era il dottor Cortese e c'era quello che addirittura si portò la mia macchina quando mi arrestarono, ma io li vedevo giustamente, essendo che avevo un fiuto che io notavo le forze di polizia, e poi loro ingenuamente in quell'occasione erano tutti raggruppati, erano una ventina, dissi, questi tutti poliziotti sono. Tanto che quando io sono tornato a Bagheria per prendere a Ciccio Pastoia nel pomeriggio, non sono tornato più a Ficarazzi dove c'erano le forze di polizia, ma io ho fatto direttamente, sono entrato in autostrada e ho accompagnato il Pastoia direttamente, che aveva l'appuntamento con Ignazio Spera che l'aspettava sotto il ponte di carcere di Pagliarelli. E mentre Ezio Fontana aspettava in via Archimede dove c'erano i poliziotti in continuazione che lo controllavano. E quando io ho lasciato a Pastoia sono passato da Fontana e gli ho detto, ma perché non te ne vai, quello non viene qua. Sì, lei, se ho ben capito, ha anche riferito al pubblico ministero che Provenzano sfuggì per un soffio a una cattura del 19 settembre 2004 nel territorio di Ficarazzi Bagheria. Lei ha detto prima, rispondendo al PM, per poco non lo catturarono. Vorrei essere certo di aver capito bene la sua risposta. Sì, la risposta è stata questa, ed è un argomento che in effetti avremmo approfondito perché è rimasto in sospeso. Quindi accogliamo qui l'occasione della domanda dell'avvocato Mila. Lei a un certo punto stamattina ha fatto riferimento appunto a questa vicenda del 19, a questa occasione del 19 settembre del 2004, in cui ha detto Provenzano per poco non veniva arrestato. Può essere più preciso su questo? Approfondisca, ci dica. Quel 19 settembre fu l'ultima volta che io ho visto Provenzano.
La sera prima del 19 settembre, perché il 19 settembre fu giornata di domenica, perché gli appuntamenti si facevano poi negli ultimi periodi, li facevamo la domenica perché c'era, così potevamo notare meglio il pedinamento della da parte della polizia, quindi essendoci meno confusione uno nota meglio le macchine della polizia. Il sabato viene a casa mia Bartolone Carmelo e Giuseppe Comparetto, il sabato sera, perché l'appuntamento era stato prestabilito che si doveva fare a Bagheria e che io la mattina del 19 settembre dovevo prendere a Provenzano in via Marconi a Ficarazzi e lo dovevo portare a Bagheria, dove a Bagheria, una volta che io passavo il ponte del fiume Eleuterio, ci fosse stato Onofrio Morrale che mi avrebbe accompagnato nel luogo dove che c'era l'appuntamento. Invece dice no, a Bagheria l'appuntamento non si deve fare. Dice vedi se lo puoi fare qua sotto in campagna da te. E io in quell'occasione disse a Bartolone, ma perché per forza si deve fare l'appuntamento? Come c'è stata già una precedente volta che appuntamento non se ne fece perché Provenzano per motivi non so, per motivi suoi, non so il motivo io, ci mandò a dire no, domani appuntamento non ce n'è, l'appuntamento fu rinviato quando io ho informato il Mario Cusimano pentito, così si poteva fare pure ora, rinviamo l'appuntamento. Invece Bartolone dice no, si deve fare per forza perché ci sono argomenti che si devono fare e non se ne può fare almeno, perché c'erano dei contrasti fra la famiglia mafiosa di Villabate e la famiglia mafiosa di Bagheria. A quel punto io ho detto vabbè, domani mattina ci vediamo qua sotto in campagna. Quando mi portarono a Provenzano, che me lo portò Bartolone la mattina presto, io sono sceso con Provenzano, che ho una proprietà dietro la mia casa, siamo scesi in campagna e ci siamo messi là. Dopo qualche oretta arrivò Onofrio Morreale, il quale mi disse, si mise a parlare con Provenzano, il quale Onofrio Morreale mi disse, dice c'è Carmelo che all'appuntamento in via Marconi che devono prendere a Ciccio Pastoia e a Nicola Mandalà per portarlo qua. Dice ma aspetta che ci vado pure io, mi dice Onofrio Morreale, e io gli do il motore di mio figlio, dice se aspetta vengo pure io con la macchina, non vorrei. Onofrio Morreale entra e va verso via Marconi, io mi soffermo davanti il mio deposito, soffermandomi davanti il mio deposito io vedo entrare dalla via Dante il signor Nicola Mandalà con il Ciccio Pastoia, imboccano la via Marconi, subito dopo dalla statale spunta una macchina civetta, io a quel punto mi insospettisco e faccio il giro al contrario, la macchina civetta spunta pure dalla via Marconi e io avviso e informo a Morreale, gli dico vattene che c'è la polizia, e Morreale se ne andò a Bagheria. Io non presi né io né Bartolone abbiamo fatto nessun segnale a Mandalà, e Mandalà è rimasto là e ce ne siamo andati. Io me ne sono andato a casa da Provenzano e una volta che sono arrivato in campagna ho parlato con Provenzano, gli dissi lei c'è la polizia, siamo circondati di polizia. Lui è salito piano piano, tutto tranquillo, mi disse stai tranquillo, non ti preoccupare, è salito piano piano e io l'ho fatto mettere dietro una casetta vecchia che c'era adiacente alla mia casa. Dopo un 10 minuti spuntò Onofrio Morreale con uno di Bagheria che non so chi sia, era una macchina, una Yaris di colore rosso, mi ricordo che era una macchina rossa, si mise in macchina con quella e se ne andò. Poi Morreale mi disse che alla playa era pieno pieno di polizia. Se ne andò chi? Il Morreale con Provenzano. Quindi solo mise in Provenzano macchina, salì in macchina di... e se lo portò a Bagheria. E mi disse Morreale che alla playa loro ci passavano davanti alla polizia. Mi disse Morreale. Cioè alla playa era pieno pieno di polizia. Mentre io poi sono uscito di nuovo con la macchina e vedevo che il Mandalà e Ciccio Pastoia avevano cambiato vettura e giravano in continuazione in paese perché cercavano di incontrarmi per vedere se io mi fermavo, ma io come li vedevo io no, cercavo di evitare di incontrarli. E quel giorno finì così. L'indomani mattina il Mandalà spuntò al deposito e mi disse mi devi spiegare perché ieri tu non ti sei fatto trovare all'appuntamento e perché me ne siete andati, mi devi spiegare perché non c'è stato l'appuntamento. Io ho detto Nicola vedi che avevi la polizia di dietro, non è vero, dice la polizia l'avevate voi, dice ma la vedete solo voi, io non avevo polizia di dietro. Poi dalle carte processuali è spuntato che oltre che li avevo visti io in prima persona perché gli altri non vedevano niente, dalle carte processuali è spuntato che il 19 settembre l'ispettore Nuccio con l'ispettore Cortese
dottor Cortese erano già appunto di fare bizze per arrestare Provenzano. Quello fu da quel momento in poi, come infatti Bernardo Provenzano non ha voluto più fare incontri, da quel momento in poi c'è stato un po' di lontananza, diciamo, di allontanamento verso la famiglia mafiosa di Villa Abate, perché tutti i pezzini poi che provenivano dalla famiglia mafiosa di Villa Abate, che dovevano essere recapitati a Provenzano, invece il Morreale mi disse: tienili fermi, a Provenzano non ci portare più niente. Questo fermo posta ci costò la vita a Totò Geraci, perché poi il 5 ottobre è stato ucciso Totò Geraci. Non ci sono stati più appuntamenti, da quella cosa loro hanno preso una decisione senza l'autorizzazione di Provenzano. Forse quel giorno, quel 19 settembre, che era la cosa molto urgente, l'appuntamento, la riunione si doveva fare, io definisco che probabilmente dovevano discutere di questo omicidio di Totò Geraci e dovevano parlare con Bernardo Provenzano, il quale posso affermare che Bernardo Provenzano diverse volte era per non fare commettere omicidi, perché inizialmente gli ha consentito alla famiglia mafiosa di Villa Abate di eliminare tutti i rivali che erano legati ai Montalto, però possibilmente io definisco che lui gliel'abbia consentito perché lui aveva bisogno che non c'erano più tutti i vecchi che l'accudivano della famiglia mafiosa di Villa Abate e di Bagheria, aveva bisogno dei giovani per essere accudito, perché già Provenzano di salute era stanco, era stanco di problemi che ci creava sia la famiglia mafiosa di Villa Abate che di Bagheria, perché entrambi avevano sempre contrasto, perché i contrasti erano sempre perché Onofre Morreale in continuazione si fregava i soldi delle tangenti, tanto che mi ricordo che ultimamente l'ultima tangente che ho ricevuto io da Mimmo Angileri per la realizzazione della chiesa del Sacro Cuore di Villa Abate, mi ricordo che il Mandalà mi disse: ma com'è finita? Io ho detto: ma io gliel'ho dato a Onofre, non te l'ha dato. Diceva: sì, vabbè, l'ho già detto prima dei 30 milioni, va bene. Avvocato Emilio. Sì. Lei ricorda di essere stato fermato insieme a Mezzatesta ad un posto di blocco a Ficarazzi nel 1996? Io mi ricordo di essere stato fermato con il Mezzatesta a Ficarazzi e mi ricordo che in quell'occasione Mezzatesta aveva, mi sembra, una golf che addirittura forse ce l'hanno sequestrata quel giorno. Sì, mi ricordo, mi sembra che siamo stati addirittura pure registrati dalla polizia, perché c'erano dei posti di blocco e Mezzatesta, invece di prendere dritto che c'era il posto di blocco, girò dalla via Dante e invece in via Dante c'era un altro posto di blocco e ci fermarono. E lui era molto preoccupato perché venivamo dal magazzino di Pietro Lo Iacono e io posso dire che era preoccupato perché giustamente lui deteneva i pezzini di Bernardo Provenzano e la preoccupazione sua era quella, come poi in futuro questa preoccupazione l'ho avuto io quando diverse volte la polizia venne dentro il deposito da me e io ero imbottito di pezzini. Sì, lei o Mezzatesta conoscevate i soggetti che vi hanno fermato? Quel giorno? Sì. Ma era la polizia, non è che conoscevo io, sapevo chi era. Sì. Lei ha già riferito che in merito a questi pezzini nel 96 non sapeva che erano di Provenzano. Lei a chi li consegnava? Ma lei chi? Lei lo verso. Perché i pezzini me li dava a me e Pietro Lo Iacono? I pezzini era Mezzatesta che li smistava. Sì, ma poi lei ha anche riferito che per un periodo successivamente ha smistato anche lei, se ho ben capito, i pezzini di Provenzano, lei lo verso. Ma dopo l'arresto di Provenzano, nel 2003-2004 io ho smistato i pezzini di Provenzano. Dopo l'arresto di Mezzatesta? Dopo l'arresto della Regione Giovanni Mezzatesta, che fu nel 2002... Dopo che io mi sono, diciamo, ho fatto parte del gruppo di Villa Abate e Bagheria, i pezzini li smistavo io. Ma parliamo del 2003-2004, cioè, avvocato. Sì, e io le chiedo a chi li consegnava lei. Questi pezzini? Io li consegnavo a Nicola Rizzo a Bar Santa Rosalia. Poi, se dovevano andare a Bagheria, li consegnavo o direttamente al Morreale, o li davo a Giuseppe Comparetto, che era il figlio di Morreale, e li faceva pervenire ad Onofre Morreale, che poi a sua volta Onofre Morreale li faceva pervenire a Bernardo Provenzano, perché era lui che l'unico che sapeva dove era Bernardo Provenzano
era Onofrio Monreale. Poi non lo sapeva neanche Ciccio Pastoia, perché Provenzano non si fidava di nessuno. Provenzano lo doveva sapere solo uno dove dormiva Provenzano. Sì, ma è capitato anche che lei personalmente li portasse a Pastoia? Personalmente sì. Io all'inizio io li portavo a Pastoia, poi successivamente Pastoia mi disse portali a Bar Santa Rosalia. Sì. Ma questi pezzini io non sapevo che fosse lo smistamento di Provenzano e Onofrio Monreale, Ciccio Pastoia. Io pensavo che fossero delle comunicazioni fra i due sorvegliati speciali, Ciccio Pastoia e Onofrio Monreale, perché io Provenzano in quel periodo lo sconosco come nome, ma come figura ne ho contatto. Sì. Nel periodo in cui lei teneva Provenzano a casa sua, mi ha ricevuto dei pizzini, Provenzano chiaramente. Certo, glieli portavo io. Con che cadenza li riceveva, se le ricorda? Con che cadenza, ogni quanto tempo, insomma, se lo ricorda? Ma i periodi erano, avevamo noi dei periodi stabiliti, addirittura ero io che gli davo indicazione a Nicola Rizzo com'è che mi doveva portare questi pizzini, tanto che poi una volta io ho riferito a signor Monreale, ma perché me li fai portare direttamente a me i pizzini, che io vado da Provenzano e non te li fai portare tu e poi tu me li dai a me, per evitare che l'ultimo recapito in quel caso ero io e poi seguendo me potevano arrivare a Provenzano, invece se seguivano qualche altra persona si poteva depistare in maniera migliore. E il Monreale mi disse, dice, vabbè, no, io lo dico io, quindi possibilmente ci sarà stato un altro circuito, perché i pizzini non è che circolavano solo da Nicola Rizzo venivano a me o da Bagheria venivano a me, c'erano altri posti, c'erano i posti che, come poi è stato affermato nelle carte, che arrivavano anche da altri luoghi. Sì, arrivavano da Pinelli pure i pizzini. Ma io le ho chiesto se lo ricorda, se no. Se lo ricordo che cosa? Se lo ricorda con che cadenza, cioè ogni quanto li riceveva questi pizzini Provenzano. Non lo so, perché non è che c'è un periodo che io portavano i pizzini e io glieli facevo avere e subito dopo mi dava la risposta, dopo giorni mi dava la risposta, non è che ci avevamo noi delle date prestabilite. Ma lei ha mai visto Provenzano confezionare i pizzini, scrivere i pizzini? Certo che l'ho visto. Come li scriveva? Come li scriveva? Con la macchina da scrivere, come li scriveva? Con che cadenza li scriveva e li inviava? No, guardi, la cadenza, mi scriveva i pizzini, me li dava e mi diceva portala a chi li deve portare, e io li portavo, e 29 era per Ciccio Pastoia e io lo portavo a Santa Rosalia, perché lui non parlava, portalo a Pastoia o portalo a Onofrio Monreale. 22 e 29, 22 era Onofrio Monreale, 29 era Ciccio Pastoia. Sì, ma Provenzano come li teneva i pizzini? Li distruggeva, ne prendeva nota, aveva degli appunti, li conservava? Provenzano i pizzini li distruggeva, però siccome una volta commentando io i pizzini, perché commentavamo su Giuffre perché gli avevano trovato i pizzini, Provenzano mi disse alcune volte i pizzini si conservano perché servono per contestare se c'è qualche controversia fra le famiglie mafiose, e quei pizzini sono diciamo la testimonianza di come sono andate le cose, solo per questo li conservava, non è che lui magari avranno trovato pizzini ma ne hanno trovato una parte, perché magari tutti quelli che non ne aveva di bisogno di lui conservarli li bruciava, perché lui li bruciava e poi li buttava nel water, come gli bruciavo io alcune cose al deposito da me, lui diceva no, non lasciare tracce e brucia tutte cose, quando si trattava del nastro della macchina da scrivere mi diceva vedi di bruciarlo, perché aveva paura pure che qualcuno potesse, mi seguiva, potesse prendere il nastro della macchina da scrivere e potesse arrivare a sviluppare la lettera che lui aveva scritto. Scusi, questa macchina da scrivere gliel'aveva gliel'aveva procurata lei? L'aveva Provenzano? No, ma Provenzano la macchina da scrivere l'aveva lui, la portava lui. Va bene.
Lei ha già riferito di essere stato arrestato nella operazione Grande Mandamento. Lei è stato arrestato il 25 gennaio quando è scattato il blitz, ovvero successivamente? Io sono stato arrestato il 31 gennaio del 2005. Per quali ragioni è stato arrestato qualche giorno dopo? Ma io non è che so le ragioni che sono, no, no, le ragioni le deve sapere la procura. Io posso dire poi da quello che ho saputo perché cos'è che non mi hanno arrestato, ma non è che lo sapevo allora perché non mi hanno arrestato. E perché non l'hanno arrestato subito? Perché subito c'è stato il pentito Mario Cusimano che ha detto seguite Stefano Loverso, che Stefano Loverso vi porta da Bernardo Provenzano. Per questo non mi hanno arrestato, questo l'ho saputo io dopo che ho letto i verbali del Cusimano, ma prima io dicevo ma me la sono fatta franca, finalmente li hanno arrestati e io da questo momento in poi cerco di non avere più contatti con nessuno, invece non è stato così. Quindi sostanzialmente è stato arrestato dopo perché le forze dell'ordine pensavano che seguendo lei potessero arrivare a Provenzano? Certo, certo, tanto che io li vedevo che mi seguivano, io mi ricordo quel giorno, quella mattina del 25 gennaio quando ci fu il blitz, io quando sono uscito per andare a lavorare, davanti, come girai la strada, davanti a casa mia c'erano due poliziotti, un uomo e una donna, poi mi seguivano in continuazione. Poi ci fu la notizia, che subito la notizia in televisione che c'era un pentito, a quel punto io, anche se io e Cusimano, devo dire che Cusimano, io non sapevo che Cusimano fosse a conoscenza di tutte le cose mie e dei contatti che avevo con Provenzano, perché e diciamo che lui ha saputo queste confidenze da parte di Ezio Fontana e di Nicola Mandalà. Ma io mai al mondo pensavo che questi soggetti potessero riferire cose così delicate a qualsiasi persona, per questo io stavo tranquillo. Però nello stesso tempo, quando avevo sempre una preoccupazione, perché dicevo io con questo ci avevo avuto dei contatti, ci sono andato per rinviare un appuntamento, sempre quel poco di cose, lui sapeva che io facevo parte della famiglia mafiosa di Ficarazzi. Sì, lei ha conoscenza che l'operazione Grande Mandamento fu un'operazione congiunta dei carabinieri di Palermo, della squadra mobile di Palermo e del ROS centrale, cioè il ROS di Roma? No, questo no, 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 io ho saputo, non l'ho saputo questo. Lei? Io so che mi hanno arrestato, e personalmente a me mi ha arrestato la polizia. Sì, lei sa che se lei ha conoscenza del fatto che nella richiesta di misura cautelare si scrive che la cattura del latitante Provenzano è dovuta in primo luogo alla prudenza assolutamente eccezionale con cui egli stesso si muove e con cui organizza i suoi incontri in luoghi spesso diversi e tali da non consentire alle forze di polizia attività di sorveglianza e pedinamento? No, questa domanda, avvocato, non è ammissibile, vada avanti. Lei è a conoscenza che nella richiesta di misura cautelare è scritto che il presente provvedimento costituisce la sintesi ed il risultato di indagini estremamente approfondite condotte da oltre 3 anni con grandissima professionalità. Anche queste sono espressioni utilizzate, suppongo, dalla procura che ha avanzato la richiesta all'epoca, quindi sì, non però può essere oggetto di esame. Chiedo scusa, signor Presidente, chiederei almeno che rimanga a verbale. A verbale, se è una cosa pertinente, siccome non lo è, vada avanti. Lei ha conoscenza del fatto che questi elogi sono stati fatti anche nei confronti del ROS dei Carabinieri? Ma elogi, se si riferisce alla procura, non è pertinente, vada avanti. Lei ha conoscenza del fatto non è pertinente, ovviamente mi riferisco all'esame del Loverso, poi lei avrà tutti gli strumenti per poterli documentare o fare valere. Vada avanti. Signor Presidente, siccome lui ha detto, se ho ben capito, di averlo letto il provvedimento. Sì, ma questo non significa che può essere oggetto della sua testimonianza. Le valutazioni che ha fatto eventualmente la Procura della Repubblica o qualche sostituto della Procura della Repubblica nell'ambito di un atto giudiziario non possono essere oggetto dell'esame dell'Overso. Vada avanti. Lei ha conoscenza che l'indagine Grande Mandamento fu fatta sostanzialmente, i relativi arresti furono chiesti dai procuratori Pignatone, De Lucia, Prestipino, Sava, Marzia Sabella e del dottor Di Matteo? Certo che ne sono a conoscenza che, perché giustamente c'è stato anche il dialogo in aula qua di fronte dove è seduto il signor Presidente con Peppino Di Fiore e poi io
ci sono tutte le firme nel mandato di cattura di tutti i PM. Sì. Dunque, altro argomento. Provenzano, oltre quel riferimento a Ciancimino che già ha detto rispondendo alle domande del PM, le ha parlato mai di Ciancimino? Vito. Provenzano mi parlò solo di Ciancimino in quell'occasione. Sì. Lei nel 2011 è stato condannato dalla Corte d'Appello di Palermo a 5 anni. Le è stata riconosciuta la speciale attenuante prevista per i collaboratori di giustizia? Mi sono state riconosciute le attenuanti generiche, questa già l'avevo detto, avevo risposto poco fa al PM. Sì, e chiedo scusa, mi ero distratto. Le ultime domande. Lei ha già riferito che Provenzano le disse che per colpa di altri o per volontà di altri non vedeva la moglie da 3 anni e non conviveva con lei da 12. È corretto? Sì. Le disse Provenzano per quali ragioni, visto che era tranquillo, che non lo cercava nessuno, che era protetto dalle forze dell'ordine, non vedeva la moglie da 3 anni, non conviveva con lei da 12, si spostava da un luogo all'altro con questi accorgimenti? Lei ha parlato di una levataccia alle 5 del mattino, del fatto che l'ha lasciato in un posto ma gli è stato consegnato da una persona a bordo della moto Ape. Provenzano glielo disse per quali ragioni faceva questa vita sostanzialmente? Prego, allora, semmai, se Provenzano l'abbia detto, perché non vedeva la moglie da 3 anni? Come mai non aveva più incontrato la moglie da 3 anni? Lui, la moglie e i figli, lei ha fatto riferimento anche alla famiglia. La domanda può essere ammessa soltanto in questi limiti. Giustamente lui cercava sempre le precauzioni, perché come ho detto io, qualsiasi protezione ci sia dall'alto non significa che un latitante può stare in casa con la famiglia, essendo che la famiglia è attenzionata in continuazione. Giustamente lui evitava di incontrare sia i suoi figli che sua moglie. No, non è che significava perché lui aveva la protezione che magari dall'alto c'era qualcuno che lo proteggeva. Lo aveva già detto prima, d'altra parte. Non che significa che poteva stare in casa a Corleone. O di posti di blocco oppure, occasionali. Vabbè, tanto che a Corleone non ci è andato in casa lui a Corleone. Lui a Corleone ci è andato nel casolare. Lo aveva già detto. Prego, avvocato Mini. Un'ultima domanda. Attesi sui rapporti con Provenzano, lei conosce le ragioni per le quali è stato arrestato? Sa se per caso era cessata la protezione alla quale ha fatto riferimento? Anche questa è una domanda che non possiamo ammettere. Avvocato Mini. Ho finito. Va bene. E allora, immagino ci siano altri difensori, quindi facciamo a questo punto una pausa e cerchiamo di contenere, perché credo che ci darà forse anche l'avvocato Di Peri, no? Avvocato Federico, così ci organizziamo. Se riusciamo. Se è soltanto l'avvocato Anania, noi proseguiamo. Se ci sono poi anche altri difensori, anche dai siti riservati, dai siti collegati, ci sono. E allora sì, sono soltanto per il momento l'avvocato Anania, allora se procediamo. Non ho consentito di farle. No, io non sapendo ovviamente qual è lo sviluppo, devo tenere conto anche di altre esigenze. Buonasera. Avvocato Anania, allora. Buonasera, Loverso. Buonasera. Senta, lei ha avuto riferito, confidato da Provenzano, che Rina aveva dell'obbligo nei confronti di Andreotti perché non lo aveva fatto arrestare, solo Rino, anche Provenzano. Ha detto questo. Facciamo la domanda, avvocato. Quello che ha detto l'abbiamo sentito, avvocato Anania. Quale sarebbe stato l'aiuto che Andreotti avrebbe fornito a Rina per non essere arrestato? Allora, la domanda quindi, se Provenzano l'ha informata, le ha fatto qualche confidenza in ordine alla protezione che avrebbe avuto assolutamente, in concreto dall'onorevole Andreotti? Assolutamente no, assolutamente Provenzano mi disse che era solo perché Andreotti aveva garantito la latitanza. Poi non mi parlò di quello che sarebbe successo in futuro. Avvocato Anania. Aveva garantito la latitanza, ma non le disse come la garantiva questa latitanza, non le fece un accenno attraverso uomini politici, forze dell'ordine. Ha già risposto che non gli ha detto nulla, avvocato Anania, quindi inutile.
insiste, se ha già risposto, ha detto che non gli fece altro riferimento. Riguardo alla morte dell'onorevole Lima, le disse Provenzano che nessuno aveva interesse ad ucciderlo, ma qual era il motivo che Lima non avrebbe retto? A che cosa non avrebbe retto? A un eventuale processo, a un eventuale arresto? Le specificò che cosa era questa debolezza del Lima che non avrebbe potuto sopportare? Mi ha detto solo che non avrebbe potuto sopportare il peso e per paura è stato ucciso. Non avrebbe potuto sopportare il peso di quello che si è verificato poi successivamente. Qual era questo peso che si è verificato successivamente? Se glielo ha detto o se lei lo ha capito dalle argomentazioni che avevate? Lui parlava di stragi. E questa cosa lui mi ha detto, Lima è stato ucciso e Lima è morto per paura che non sopportasse il peso di quello che doveva succedere. Perché Lima era l'interlocutore. E loro a tutti i costi mi disse che Rina a tutti i costi gli doveva fare questo favore ad Andreotti. Poi il motivo non me lo spiegò. Lima doveva fare questo favore a Andreotti di che cosa? Delle stragi? Rina. Ah, le specificò proprio che Rina doveva fare questo favore. E Lima non avrebbe sopportato il peso di questo delitto così importante, per cui decisero di sopprimerlo. Sì. E per quanto e questo le stragi, il riferimento sarebbe alla strage del giudice Falcone e del procuratore Borsellino o di altre stragi? Lui non parlò che non avesse sopportato il peso delle stragi, non avesse sopportato il peso, perché Lima non è che era a conoscenza delle stragi, non avesse sopportato il peso di quello che doveva succedere. Può darsi che poteva essere ucciso il dottor Falcone pure con la fionda, non c'era bisogno che... Però già Lima sapeva che dal momento in cui Falcone era toccato e Borsellino era toccato, che erano stati Rina e Provenzano. Non lo capisco, lei ha dato questa dichiarazione, io non la capisco, perché se Lima non era a corrente di questo segreto, io non capisco perché poteva diventare... L'avvocato, però le valutazioni le farà poi al momento opportuno, le farà al momento opportuno, per ora prosegua con l'esame, faccia le domande e poi avrà tutto il tempo per poter fare le sue considerazioni. La questione sua personale, della misura di prevenzione, sia personale che patrimoniale, l'ha chiarito? No, non ho altre domande. Non ha altre domande, va bene. Vediamo se ci sono quindi altre richieste di intervento. Mi pare di no, anche il pubblico ministero, e quindi allora possiamo fermarci qui con l'esame di Loverso e possiamo quindi riaccompagnarlo. Grazie, lei può... Abbiamo terminato. Abbiamo terminato. Grazie. Adesso a voi, buonasera. La facciamo riaccompagnare, buonasera.